Dovremmo essere live. Allora, ci siamo. Perfetto, adesso siamo anche su YouTube. Iniziamo con il primo appuntamento di questo congresso di certi diritti, il primo panel congressuale interamente dedicato al tema del sex work, alle iniziative in corso e agli spunti, insomma, di dibattito che verranno dai 5 ospiti della giornata di oggi. Allora, affrontiamo il tema del sex work con 5 diverse relazioni. Io vi chiedo di mettere in silenzio il microfono. Ah no, perfetto. Allora, disattivo un altro l'audio. Perfetto. Quindi, come dicevo, iniziamo con 5 relazioni. Faccio rapidamente il sommario appunto degli ospiti a cui chiederemo insomma un contributo quest'oggi per il primo dibattito congressuale dell'associazione. Poi ci sarà ovviamente massimo spazio anche per tutti i partecipanti, insomma, che ci stanno seguendo sia da Zoom sia dai canali social dell'associazione Certi Diritti. Siamo in modalità webinar, quindi vi daremo noi la parola alzando la mano e attraverso le varie chat Zoom, YouTube e Facebook. Inizieremo parlando oggi con Maria Grazia Giammarinaro, ex special rapporteur sul contrasto al traffico di esseri umani alle Nazioni Unite. Poi daremo la parola a Pia Covre, storica attivista per i diritti dei sex worker e membro del direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Poi ascolteremo i nostri avvocati, Giulia Crivellini, Dario Capotorto, che insieme ad altri colleghi hanno animato le iniziative delle corti negli ultimi 2 anni dell'Associazione Radicale Certi Diritti, le nostre iniziative giudiziarie in ambito di giustizia amministrativa, nell'appunto contrastare l'abuso del potere da parte dei comuni nelle sue ordinanze, nei suoi regolamenti antiprostituzione cosiddetti. E poi Ugo Rosenberg, attivista, ricercatore, possiamo dire, nell'ambito del mondo del sex work, è autore del libro che compara appunto i vari modelli di policy del sex work in giro per l'Europa e non solo. Partirei subito da Maria Grazia Giammarinaro, che ringrazio perché si è collegata, tra l'altro, facendoci un grandissimo favore, garantendo la sua presenza oggi. Allora, come detto nelle presentazioni, Maria Grazia Giammarinaro è un ex magistrato, già special rapporteur alle Nazioni Unite sul traffico di esseri umani, e noi ci siamo imbattuti recentemente sul sito di Maria Grazia, in un articolo che parlava appunto dei 5 motivi per cui l'abolizionismo ha fallito. Quindi noi oggi, incuriositi anche da quello scritto, da quanto ha appunto scritto sul suo sito internet, e soprattutto anche fiduciosi, insomma, di poter trovare nel suo importantissimo background, appunto, da appunto esperta, insomma, in queste materie, e poi anche come coordinatrice di prossime iniziative che riguardano anche i vari gruppi di lavoro sulla tratta di esseri umani nel nostro paese. Ecco, le do la parola, ringraziandola davvero moltissimo per il tempo e la disponibilità che ci ha dato quest'oggi. Bene, grazie, a te la parola. Buongiorno a tutte e a tutti, sono molto contenta di essere riuscita a partecipare anche se tra un volo e l'altro, quindi mi scuso perché mi dovrò disconnettere subito dopo il mio intervento, però ci tenevo ad esserci in questa discussione di oggi e vorrei innanzitutto chiarire un punto. Il mio posizionamento quando io parlo del modello nordico è un posizionamento femminista. E questo io lo dico perché il modello nordico viene spesso spacciato come l'unico approccio femminista al tema della prostituzione. E questo è falso, vi è una divisione profonda nel femminismo, che è una divisione, diciamo, simbolica, che riguarda proprio i fondamentali, diciamo così, dell'idea di diritti delle donne e di liberazione delle donne. E quello che voglio sottolineare anche è l'estrema difficoltà di discutere di queste cose, pure all'interno dello stesso femminismo,
vi è una sorta di, da parte, diciamo, della posizione, diciamo così, abolizionista adesso, per capirci, una sorta di insofferenza al dibattito, alla discussione, alla stessa esistenza di opinioni diverse all'interno del femminismo. E questo credo che sia un segnale molto pericoloso, un segnale a cui bisogna ribellarsi. E bisogna ribellarsi pretendendo di discutere in maniera pacata e, diciamo, spiegando le proprie ragioni e i propri motivi. Allora, il primo motivo che io ho, diciamo, cercato di spiegare, per il quale io non sono d'accordo con il modello nordico, ahimè non direi che il modello nordico ha fallito, perché continua a essere invece supportato, propagandato e sostenuto non solo da una parte del femminismo in generale, ma da una precisa parte politica, che sono le donne dei partiti socialisti europei. E quindi evidentemente la possibilità che esso venga adottato anche in altri paesi è tutt'altro che peregrina. E allora quello che io ho sottolineato è che questo concentrarsi, questo focalizzarsi di un approccio femminismo sull'idea della punizione è sbagliata di per sé. Perché io sono convinta che un approccio corretto a questo, come a molti altri temi, non possa che essere un approccio fondato sull'empowerment delle donne, fondato sul rispetto dei diritti delle donne. Il tema della punizione dei colpevoli non credo che debba assurgere a tema fondamentale della discussione. E quindi, rispetto al modello nordico, io credo che lo sguardo debba essere rovesciato. In altri termini, non solo le donne, ma tutte le persone che svolgono sex work devono essere riguardate non come vittime di una violenza generalizzata e pervasiva, ma devono essere riguardate come titolari di diritti. E questa è la prima inversione simbolica importante. Certo, naturalmente io sono, come special rapporteur delle Nazioni Unite fino a qualche tempo fa, ma poi io mi occupo di questo tema da più di 20 anni in realtà, e io sono ben consapevole naturalmente che moltissime donne, moltissime persone, direi forse la grande maggioranza di quelle che oggi fanno sex work, soprattutto tra le immigrate e gli immigrati, non sono libere di scegliere, e talvolta hanno dei margini talmente ristretti di scelta che questa non può essere realmente considerata una decisione libera. Ma allora quello che bisogna fare è combattere lo sfruttamento. Quello che bisogna fare è combattere le reti criminali che impongono una situazione di soggezione, che privano le persone dei proventi del loro lavoro, che privano le persone dei loro diritti fondamentali. E quindi, ancora una volta, credo che il centro della discussione deve essere spostato sulle politiche di appoggio, di aiuto, quello che moltissimi enti antitratta, ma associazioni femministe, laiche, anche cattoliche e protestanti hanno fatto in Italia per tanti anni, cioè politiche di empowerment e di accompagnamento verso una inclusione sociale, nel rispetto naturalmente delle scelte individuali. C'è anche una ragione pratica per la quale il modello nordico sembra stia dando risultati non positivi, laddove questi risultati possono già essere valutati, ed è che l'idea della punizione dei clienti, che è il centro di questo modello,
rischia di diciamo deviare l'attenzione delle forze dell'ordine verso il target più facile, ovviamente, e di distoglierle dal compito più importante, se diciamo pensiamo al grave sfruttamento sessuale che si verifica anche nel contesto della tratta, li distoglie dal compito più importante, che è quello di identificare le reti criminali che gestiscono il traffico. Ma al di là delle questioni diciamo pratiche, ritorno al tema della perdita simbolica che il modello nordico comporta. E questo femminismo punitivo che avalla l'idea che le relazioni tra i sessi siano necessariamente delle relazioni tra vittima e carnefice, è un'immagine delle relazioni che non è accettabile da un punto di vista femminista, del mio femminismo. Il mio femminismo è un femminismo della libertà, è un femminismo nel quale la libertà significa essere centrate su se stesse, essere fedeli a se stesse, e credo che questo sia un principio potenzialmente universale che offre anche una chiave di valorizzazione di tutte le diversità che naturalmente devono essere, accolte in una concezione nella quale per l'appunto la libertà deve essere declinata, diciamo, in maniera coerente con tutte le diversità. Vi ringrazio. Siamo noi che la ringraziamo, Maria Grazia, veramente, perché insomma ha aperto questo panel congressuale con quello che sicuramente insomma ci fa rincontrare insomma in questo congresso, in questa occasione di dibattito. Quindi veramente grazie anche per gli sforzi che ha fatto insomma per collegarsi con noi quest'oggi. Auguro un buon proseguimento di giornata, quindi grazie a voi. Ciao a tutti. Di nuovo, ci rincontreremo sicuramente presto in altri luoghi di iniziativa e di dibattito, assolutamente. Certo, arrivederci. Arrivederci. Quindi, dopo l'intervento di Maria Grazia Giammarinaro, ecco, è la volta di Pia. Maria Grazia ha portato insomma all'attenzione di questo congresso una serie di temi centrali anche nel dibattito, soprattutto nel dibattito che stiamo affrontando in questo momento in Italia e in ambito europeo. Solo qualche settimana fa, con tra l'altro molti dei partecipanti insomma a questo panel, abbiamo presentato anche il rapporto di ICRC, no? Che faceva emergere come effettivamente il regime di abolizionismo sia stato e continui ad essere in tutti quei paesi che regolamentano in maniera analoga al nostro, o peggio ancora con il modello nord europeo, un'importante distrazione di attenzione e di risorse rispetto al contrasto della tratta. In Italia e in tutto il globo il fenomeno il fenomeno pandemico, il Covid-19, ha sicuramente fatto emergere i limiti del modello abolizionista. E di questo vogliamo parlare con te, Pia, vogliamo parlare anche delle numerose iniziative che si sono tenute quest'anno. Beh, buongiorno a tutti. Innanzitutto anch'io ringrazio Maria Grazia Giammarinaro, perché la sua è una voce importante, una voce femminista, ma è una voce anche di una persona veramente competente, in quanto ha un percorso di magistratura, è una magistrata, e naturalmente ha avuto anche questo incarico e ha studiato a fondo i fenomeni del traffico di esseri umani e per le Nazioni Unite, per cui sa di quello che dice quando parla. Maria Grazia ha sottolineato un aspetto in chiusura del suo intervento, un aspetto della realtà odierna, e io a questo voglio allacciarmi oggi, alla realtà che noi stiamo vivendo. Non c'è ombra di dubbio, credo, anche se non ci sono statistiche precisissime sulla presenza di chi sono, quante sono le sex worker in Europa e in Italia, soprattutto in Italia,
perché in un sistema dove, come dire, il fenomeno è mantenuto, nella clandestinità, è ovvio che non possiamo, avere esattamente i numeri. Tutti ci chiedono sempre i numeri, ma io credo che i numeri li lasciamo dare a chi, come dire, a chi, vabbè, non ha altre cose e magari ha il piacere della matematica. Ma la realtà è che noi vediamo, se, per quel poco che possiamo vedere quando facciamo le unità di strada e di contatto con chi lavora in strada, un po' meno con chi lavora al chiuso, nell'indoor. Noi sappiamo che è molto più difficile fare una mappatura dell'indoor. Noi comunque siamo all'80% con lavoratrici e lavoratori stranieri, questo in Italia. Ora, in queste condizioni dobbiamo andare a vedere chi sono questi stranieri e, conoscendoli caso per caso, quelli che noi riusciamo a raggiungere, sappiamo che molte di queste persone sono appunto nella clandestinità, nel senso che non vengono considerate cittadini, non vengono considerate migranti, turisti, lavoratori, vengono semplicemente considerate dei clandestini, delle clandestine, e questo significa non avere una serie di minimo accesso a quello che sono i servizi del welfare, che sono ovviamente, per esempio, non dico l'assistenza sociale, che già è molto, ma neppure a volte quella sanitaria, che invece è fondamentale. E teoricamente, ma qualche volta solo teoricamente, il nostro paese la garantisce a tutti. Noi siamo pieni di una bellissima Costituzione, di bellissime parole e dichiarazioni, ma poi la realtà non è esattamente quello che si dice quando si va a vedere. Quindi noi ci siamo trovati ad affrontare la pandemia con un 80% di persone straniere, di cui una buona parte, non tutte sicuramente, ma una buona parte assolutamente, come dire, prive di qualsiasi collocazione, di documenti, di residenza, di domicili e cose di questo genere, quindi prive di assistenza sanitaria, prive di assistenza sociale. Non è, questi recovery o questi supporti che sono stati dati dalle istituzioni non hanno previsto, è inutile che lo ripetiamo però ancora una volta perché sta succedendo ancora, non hanno previsto di dare aiuto a chi, come dire, è, fra virgolette, non cittadino, non residente, non domiciliato. E questo ha creato un problema gigantesco di povertà e di fame. Noi sappiamo che moltissime sono rimaste affamate, chiuse in casa per il lockdown, senza nessun supporto, Penso che abbiamo problemi con l'audio di Pia. Se mi fate un cenno anche voi che siete collegati, tutti quanti, no? Sì. nessun contatto, senza una mi senti? Guarda, non so se sei collegato. Rilancio. Ecco, allora, adesso ti sentiamo meglio, l'immagine è Adesso mi praticamente. Quindi forse. altrimenti chiudo il video. Guarda, ti si sente bene adesso, quindi per ora. Ok, forse era il microfono. Quindi, in questa situazione, noi, siamo in un'emergenza terribile, perché quello che dicevo, cioè tutte queste mancanze, questa clandestinità in cui si trovano oggi i sex worker e le sex worker, effettivamente le espone, le rende più vulnerabili e le espone ancora di più allo sfruttamento. Posso solo, per portare un esempio breve, che magari uno non ci pensa, ma se una persona in quelle condizioni non ha modo di accedere a nessuna risorsa, nessun, come dire, aiuto economico, può andare forse a trovare dei soldi in prestito, non certo dalle banche, non certo in posti sicuri, ma magari dagli usurai, e quindi oppure dai trafficanti stessi, per cui diventa un indebitamento ulteriore e la loro situazione si aggrava sempre di più. Per questo noi abbiamo fatto il crowdfunding insieme a tutta la rete dei progetti antitratta e agli altri collettivi di sex worker. Abbiamo lanciato il crowdfunding Nessuna da sola, e per qualche mese siamo riuscite a tamponare e aiutare, come dire, a tamponare la situazione, aiutare alcune delle persone. Certo, un migliaio di persone che sono niente rispetto a quella che è la realtà in giro, ovviamente.
Finito il lockdown, siamo tornati, alcune sono tornate in strada e si sono trovate con il raddoppio delle ordinanze, possiamo dire così, e il raddoppio delle sanzioni, perché oltre alle sanzioni per le ordinanze locali che in varie città ci sono e che hanno continuato ad applicare, ci sono anche state le sanzioni perché violavano magari come si chiama questo coprifuoco che hanno messo, gli orari e per la questione della sicurezza, insomma, hanno messo in atto una doppia criminalizzazione delle sex worker. In questa condizione, come diceva, ci spiegava Gian Marinaro prima, il fatto che ci sia un orientamento da parte di alcuni di fare, come dire, di abolire la prostituzione, ma soprattutto un tentativo di criminalizzare i clienti, non aiuta nessuno, ovviamente, non aiuta le sex worker, non aiuta le più vulnerabili, che anzi spesso nei clienti, appunto, come si dice, con delle relazioni personali che non sono quelle contrapposte di odio, di sfruttamento o di potere, a volte riescono ad ottenere invece a trovare delle amicizie e degli aiuti sinceri. Quindi è totalmente sviante quello che viene detto da chi tenta di propagandare questo modello nordico che criminalizzando i clienti se sarebbero meglio le donne, non è così. Però veniamo al dunque, c'è un'urgenza, ma un'urgenza che per noi è un'urgenza che corre da 40 anni, ma in questo momento è più urgente che mai. La nostra associazione sono quasi 40 anni, sarà 40 anni l'anno prossimo probabilmente, che si batte per ottenere una modifica della legge Merlin, allora chiedevamo una modifica della Merlin, forse oggi la Merlin si può anche abolire. Io credo che oggi quello che va fortemente fatto, proprio anche nell'ottica che c'è un'emergenza, vadano rivisti alcuni punti fermi, cioè criminalizzare in qualsiasi modo le lavoratrici, chi volontariamente fa lavoro sessuale, lavoratrici e lavoratori, ce ne sono maschi e femmine naturalmente, la legge già parla solo di femmina perché è antiquata, assolutamente è urgente, perché criminalizzare non ha più senso, quindi è urgente rifarlo, rifare una legge che metta un punto chiaro e fermo che il lavoro sessuale è un lavoro e che chi lo fa volontariamente, così come chi lo compra volontariamente, non debba essere criminalizzato. Questo potrebbe essere un bel paragrafo da mettere all'apertura di una legge che voglia considerare questo un lavoro. Dopodiché dobbiamo pensare che quali sono i diritti che chiediamo, perché non basta evidentemente fare una dichiarazione e dire questo è un lavoro, bisogna decidere come formalizzare questo lavoro. E allora noi abbiamo lavorato anche insieme a certi diritti, in questi anni abbiamo più volte lavorato a delle bozze di proposta di legge, e credo che anche quella che avevamo parlato, già presentata, credo almeno per sommi capi al congresso di certi diritti dell'anno precedente, noi abbiamo sempre pensato che debba essere ovviamente il lavoro sessuale riconosciuto come un lavoro autonomo, e quindi una persona che vuole decidere di fare questo per alcuni anni della sua vita debba avere la possibilità di iscriversi o alla partita IVA oppure alla gestione separata dell'INPS, e che debba essere riconosciuta a tutti gli effetti lavoratrice o lavoratore. Questi sono i diritti che cerchiamo subito, urgenti, e che vanno applicati, perché non credo che siamo, come dire, in un contesto. Allora io, proprio perché veniamo da 40 anni di lotta e più volte abbiamo visto portare in Parlamento delle proposte che potevano piacerci oppure non ci piacevano, ma in ogni caso proposte che non sono mai mai arrivate all'aula parlamentare, che si arenano sempre quando arriviamo alle commissioni dove se ne fa discussione. Perché effettivamente c'è una difficoltà, e mi pare più che evidente, che i nostri partiti, i nostri rappresentanti politici, hanno svariate difficoltà nell'affrontare questo tema. E ci sia chi vuole andare, come dire, chi tira eccessivamente da una parte, come fanno le femministe che vorrebbero mettere in galera i clienti, e chi tira troppo dall'altra, che vorrebbero magari mettere in una finta galera, rinchiudere le lavoratrici nei vecchi bordelli. Allora, in questi eccessi, probabilmente sarà sempre molto difficile arrivare a trovare, come dire, la quadra,
e un accordo che possa non spaccare i partiti in Parlamento e che possa invece, come dire, essere accettabile. Per cui io penso, guardo a questa problematica proprio come si guarda ad un lavoro, ad un'attività che per tanti anni è stata, come dire, non riconosciuta, abbandonata, lasciata come una cosa informale, non criminalizzata in modo specifico, perché effettivamente oggi si può fare questo lavoro, ma criminalizzata con tutta una serie di orpelli, di impedimenti, di limitazioni, e questo è intollerabile, perché se lo si può fare, se si riconosce che io posso scegliere, autodeterminarmi, fare questa scelta volontariamente e quindi mettermi a fare questa attività, devo essere messa in condizioni di poterlo fare legalmente e tutelata da una legge, tutelata appunto come qualunque altra professione o lavoratore che posso portare in un tribunale in causa se voglio un mio cliente nel caso che si comporta male. Che posso sicuramente far condannare chi tenta di farmi delle estorsioni o di sfruttarmi nel mio lavoro, ma anche che posso garantirmi che l'assicurazione privata che posso fare o tanti altri contratti e cose possano essere, come dire, garantiti dalla legge. Per cui mi pare molto semplice. Poi è chiaro che c'è la volontà probabilmente e molti possono mettersi a pensare a come potrebbe essere, dove potremmo esercitare, dove potremmo andare, ma quello secondo me è un problema secondario e forse è proprio su quello che noi potremmo, come dire, che tutti si potrebbero sbizzarrire, chi vuole la casa, chi vuole il salotto, chi vuole la camera da letto, chi vuole la strada, chi vuole l'auto, ma a mio avviso tutti questi dettagli possono anche essere considerati abbastanza secondari, perché se questo fosse considerato un lavoro, se io mi apro il mio ufficio, il mio studio, o se quattro libere professioniste o sei vogliono associarsi in cooperativa, o se vogliono affittarsi un appartamento o semplicemente vivere in una suite di un hotel, perché no? Dovrebbe essere possibile. Oggi io in hotel con un mio cliente non ci potrei andare secondo la legge Merlin. Questo mi pare tutto ridicolo. Io credo che se noi buttassimo via questi paragrafi, questi articoli di legge che criminalizzano appunto il favoreggiamento, il lavoro nell'hotel, cose di questo tipo, saremmo già molto avanti. Quindi buttiamo via quella legge, facciamo una legge sul lavoro. Punto. Dateci il modo di essere riconosciute perché, attenzione, poiché si parla di gran parte, di un gran numero di migranti, se questo fosse un vero lavoro riconosciuto come tale, cioè riconosciuto come lavoro, molte migranti potrebbero ottenere il permesso di soggiorno ed essere regolarizzate e non dover dipendere da trafficanti e da un permesso che non avranno mai e quindi essere continuamente clandestine col rischio di essere rinchiuse nei centri di espulsione, ad esempio, come accade normalmente. Quindi la condizione delle persone oggi è molto grave, e la vulnerabilità è sempre più elevata. La gente non ci pensa, ma i centri di espulsione dove finiscono molte donne migranti e molte trans migranti che vengono fermate per strada, per esempio, perché fanno lavoro sessuale e perché non hanno documenti regolari come migranti, vengono sbattute nei centri di espulsione, è pari a una galera. Quindi non è neppure corretto dire che si può liberamente fare questo lavoro quando poi si finisce in carcere. Perché certo, non perché per la prostituzione, ma perché sei una migrante irregolare. Ma allora saniamo questo divario, che c'è questa lacuna di legge e facciamo in modo che anche una migrante possa regolarizzarsi con un contratto, cioè come dire, con un permesso di soggiorno per lavoro, se è iscritta alla gestione separata dell'INPS o se ha una partita IVA per lavoro sessuale. Questo è un po' il mio input oggi. Lascio la parola ad altri. Grazie mille Pia, è un input preziosissimo appunto sia per chi ci segue in diretta su Zoom che per tutte le altre persone che ci seguono sui social, su YouTube, Facebook, ci seguiranno anche in differita su Radio Radicale. Io ricordo a tutti i presenti qui su Zoom che dopo questo ciclo di primi interventi, di relazioni, raccogliamo anche le iscrizioni a parlare.
daremo circa 5 minuti a testa, insomma, per poter interagire e poter dare anche gli spunti per il dibattito congressuale, perché appunto siamo in una commissione congressuale di un'associazione che il 24 aprile si riunirà in congresso plenario per decidere anche gli obiettivi e le iniziative da portare avanti, insomma, nell'anno che stiamo per aprire. Pia ha toccato dei punti ovviamente fondamentali. Sex work is work, quindi lavorare per una riemersione, e chiaramente una riemersione studiata, misurata, controllata del lavoro sessuale. In questi ultimi 2 anni, oltre appunto all'iniziativa di ricerca che abbiamo svolto in ambito di appunto modelli e proposte per il lavoro sessuale, abbiamo lavorato grazie a Giulia Crivellini, Dario Capotorto, i loro colleghi Corinna Fedeli e Stefano Vinti, a una serie di iniziative nelle aule di tribunale per cercare di contrastare uno dei fenomeni abolizionisti per eccellenza che citava anche Pia nel suo intervento, quelle delle ordinanze cosiddette antiprostituzione, dei regolamenti antiprostituzione. Insomma, sicuramente dando la parola a Giulia e poi a Dario per i loro interventi, ecco, chiediamo magari per questo appuntamento congressuale un po' un bilancio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi e poi anche, perché no, spunti di possibili iniziative, di possibili anche elementi, no? Anche rispetto, insomma, alle relazioni che ci hanno preceduto. Quindi, in ordine di programma, do la parola a Giulia Crivellini, che è tesoriera di Radicali Italiani, movimento politico dove, ecco, notoriamente e tradizionalmente il tema del contrasto ai proibizionismi è al centro, insomma, dell'agenda politica, un tema di legalità, un tema di libertà. Giulia e poi Dario Capotorto. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Mi ricollego in premessa a un punto centrale che è stato toccato sia da Maria Grazia Giammarinaro che da Pia Covre, e cioè nei loro interventi, nelle loro relazioni, e cioè come la scelta di un modello normativo e quindi di un modello politico in un paese condizioni, abbia delle conseguenze rilevanti in termini sulla vita, sulle vite delle persone, e anche in termini culturali, quindi nella creazione di una cultura che può andare da un lato verso la libertà, la tutela della dignità, la tutela dei diritti, delle scelte, il riconoscimento di cui parlava Pia, di un lavoro, o dall'altra invece può andare verso la strada dello stigma, della creazione di sacche di punizione sulle scelte, dandosi magari obiettivi che astrattamente sulla carta sono quelli del perseguimento, del contrasto a tratte a sfruttamento, ma che poi, per come vengono costruiti attraverso appunto leggi e modelli normativi, finiscono molto spesso per toccare invece appunto delle scelte, dei diritti, e per peggiorare addirittura anche le condizioni di chi vive sotto costrizione. È per questo che il quadro italiano, il quadro normativo italiano, a mio parere è un quadro oggi, come diceva giustamente Pia, criminalizzante, nonostante, e ipocrita, perché da un lato noi abbiamo una concessione per legge, quindi una riconosciuta liceità dell'attività del sex work, dell'attività prostitutiva, sia nell'offerta che nella domanda. Dall'altra parte però il mancato riconoscimento di questa scelta, come rimarcava Pia, ed è questa oggi la battaglia centrale, come lavoro, il mancato riconoscimento di diritti, la mancata attenzione verso la dignità delle persone, fa sì che si creino appunto sacche e strade di palese criminalizzazione, di scelte da parte del legislatore, da parte della politica,
criminalizzanti. Da un lato abbiamo il settore, diciamo, la strada della punizione penale, per cui certo è vero che il nostro modello colpisce tutta una serie di, quello italiano, quella della legge Merlin, una serie di attività, si dice, ancillari, quindi attorno all'attività di sex work, ma nel fare questo si vanno a colpire le stesse scelte. Il reato di favoreggiamento è sicuramente l'esempio più lampante. Il reato di favoreggiamento va nella prassi dei tribunali a colpire, è andata a colpire in questi anni anche attività e pia sicuramente anche come memoria storica, diciamo, di questi 40 anni di lotte, di impegno, sa che questo reato è andato a colpire anche attività di mutuo soccorso tra, tra lavoratrici, o l'attività delle unità di strada, per esempio, l'attività di chi si avvicina al mondo del sex work per appunto culturalmente e a livello di impegno creare modelli diversi. Dall'altra poi c'era e c'è tutta la strada su cui, come certi diritti, come il Comitato per i diritti civili delle prostitute, in questi ultimi due anni abbiamo realizzato delle iniziative, abbiamo messo in campo delle cause, diciamo, pilota, che è il settore amministrativo, delle sanzioni amministrative, che possono sembrare più blande perché non si va di fronte a un giudice penale, perché si tratta di multe. Eppure forse oggi è la strada maggiormente criminalizzante che c'è in Italia, perché da un lato l'utilizzo di questi divieti è assolutamente, non guarda, ecco, non guarda, non ha colore politico, non ha colore politico, quindi viene... abbiamo assistito a ordinanze di Alemanno, ma assistiamo in questi anni a ordinanze messe in campo dal centro-sinistra in numerose città d'Italia. E lo si fa non conoscendo, e qui c'è anche una violenza nella scelta normativa, non conoscendo il mondo del sex work e non conoscendo, non ascoltando direi soprattutto il mondo del sex work, si finisce appunto per colpire le persone più che colpire, diciamo, le, degli obiettivi che nero su bianco si vorrebbero colpire, come il decoro, la, la moralità o la tutela, ecco, della moralità, del decoro e della sicurezza urbana. Ecco, di fronte a questi termini ci sono poi invece delle politiche del tutto fallimentari. Questa è stata, devo dire, una vera e propria scelta di campo del legislatore in questi anni, perché la scelta è stata quella di introdurre, di conferire dei poteri ai sindaci e quindi ai, diciamo, legislatori locali, cioè agli amministratori locali, su tutto il territorio italiano, dei poteri che probabilmente già nell'intento del legislatore hanno trasformato i sindaci d'Italia in degli scericchi, sostanzialmente. Nel far questo, l'attività, diciamo, il settore della prostituzione, pensate che rispetto ad altre esigenze urbane, è, secondo i dati e i numeri, il settore maggiormente interessato da ordinanze sindacali. Agli ultimi posti ci sono le esigenze di igiene urbana, per esempio anche esigenze di carattere ambientale. Ai primi posti in tutte le città d'Italia c'è il contrasto alla prostituzione. E questo ha fatto sì che appunto attraverso scelte normative si potesse introdurre un modello criminalizzante in Italia. Allora in questi anni, o meglio in questi ultimissimi anni, con certi diritti, con il Comitato per i diritti civili delle prostitute, abbiamo deciso di intraprendere una guerra non violenta, cioè quella con le armi del diritto, nei tribunali, per smontare questi provvedimenti, per smontarli pezzo dopo pezzo. Da un lato
con l'obiettivo di contrastare questo modello fallimentare proibizionista, dall'altro però anche con un obiettivo di carattere, se vogliamo, più positivo, e cioè quello di affermare l'esistenza di diritti. Ed è quello che anzitutto impugnando un'ordinanza del Comune di Tivoli e poi quindi andando al TAR del Lazio ci siamo sentiti riconoscere. È stata quella una prima iniziativa pilota che dopo tantissimi anni, perché probabilmente le ultime cause importanti risalivano al 2008-2009, a quel periodo del centrodestra appunto agguerrito, siamo tornati con colori, diciamo trovando dall'altra parte colori politici diversi, con un approccio però diverso, del tutto simile, del tutto proibizionista, del tutto criminalizzante, e abbiamo cercato di smontarlo e ci siamo riusciti, perché con le armi del diritto, facendo valere l'illegittimità, la profonda illegittimità di questi strumenti e di come questi strumenti venivano utilizzati, il TAR del Lazio anzitutto ha riconosciuto come un modello, uno strumento di questo tipo non possa essere utilizzato per restringere, per colpire la dignità e la libertà delle persone, riconoscendo che questi strumenti vanno addirittura a colpire poi una seconda volta anche chi è già vittima di tratta e sfruttamento. Quindi non solo colpisce chi lo fa, chi esercita sex work in maniera del tutto autodeterminata come scelta, come lavoro, ma va a colpire anche proprio coloro che il legislatore non vorrebbe colpire ma vorrebbe tutelare, e quindi le vittime. Un secondo filone che abbiamo aperto, importante sempre come causa in qualche modo pilota, è stato quello di Massa, e quindi ci siamo rivolti al TAR Toscana, e in quel caso non si trattava di un'ordinanza, quindi di un potere in capo al sindaco, ma di un regolamento di polizia urbana, perché purtroppo in questi ultimi anni e mesi le armi degli amministratori locali si sono affinate e sempre più spesso assistiamo a dei veri e propri regolamenti di polizia urbana che vietano di esercitare sex work su strada, così come vietano di chiedere prestazioni sessuali, quindi colpiscono sia la domanda che l'offerta e anche tutti coloro che ruotano attorno, perché poi vanno a colpire anche l'attività, come dicevo, delle unità di strada. E lo hanno fatto appunto, e lo stanno facendo, con dei veri e propri regolamenti, quindi non con delle misure temporanee, perché le ordinanze hanno una valenza che solitamente è di 6 mesi, poi viene sempre reiterata, e questo è un altro motivo di illegittimità di questi provvedimenti, ma appunto stanno iniziando ad aggirare l'ostacolo e ad utilizzare lo strumento dei regolamenti di polizia urbana. Anche in questo caso, fortunatamente, appunto, questa causa, diciamo, pilota è stata in qualche modo vincente, perché è stato riconosciuto come fuori dal potere di un comune quello di addirittura, il caso di Massa, di prevedere un allontanamento, provvedimenti di allontanamento di chi esercitava sex work su strada. E quindi anche quella pronuncia ottenuta l'anno scorso è stata fondamentale. Un'ultima riflessione su le prospettive future. Io credo che lo strumento del diritto sia stato, in questi mesi lo abbiamo visto, molto importante, come dicevo, sia nello smontare un modello che nell'affermare diritti, che debba essere accompagnato dal lavoro di cui parlava Pia, cioè della lotta urgente affinché ci sia una piena legittimazione del sex work appunto come lavoro, con tutto ciò che ne consegue, soprattutto e anzitutto in termini di tutele e di diritti di lavoratrici e lavoratori, che sia un'arma appunto quella del diritto che deve accompagnare questo lavoro, ma penso che sia
importante, proprio alla luce delle vittorie ottenute, che questo, che questa strada possa diventare ancora più strutturata e addirittura rappresentare forse un'offerta per tutti coloro, tutte e tutti coloro che non riescono ad avere voce nel momento in cui si trovano ad essere multate, ad esempio, e ad essere multati. È difficilissimo addirittura, e lo ricordava sempre Pia, per chi, pensate appunto, magari non ha documenti sul nostro paese in maniera irregolare e anche per questo status viene colpita o colpito, potersi difendere, poter far sentire la propria voce. Io credo che il ruolo di certi diritti, il ruolo del Comitato per i diritti civili delle prostitute sia proprio questo, cioè diventare megafono per chi non riesce ad avere una voce. E quindi in questo senso lo strumento e l'arma del diritto può rappresentare una preziosissima arma per appunto tutti coloro che voce in questo periodo in particolar modo non riescono ad avere. Grazie mille Giulia, grazie mille sia per il lavoro insomma che hai portato avanti con i tuoi colleghi in questi anni, sia per gli elementi che hai evidenziato nel tuo intervento, che tra l'altro prima di dare la parola a Dario mi danno lo spunto per un appello anche alle persone che partecipano a questo webinar, molte delle quali fanno parte appunto del mondo delle unità di strada, fanno parte del mondo, seguono con attenzione il tema del sex work e fanno attivismo in questi termini. Noi abbiamo agito nelle aule come associazioni, come Certi Diritti, come Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute. Il passaparola e l'essere megafono e noi rivendichiamo un po' anche questo spirito, insomma, di metterci al servizio dei diritti delle singole persone interessate, deve essere, abbiate la serenità di comunicarci anche singoli casi di persone multate che incontrate nel vostro lavoro, nel vostro attivismo quotidiano. Portateli alla nostra attenzione attraverso i nostri canali di comunicazione personale, le mail delle associazioni, perché appunto è grazie poi alle storie che possono emergere, insomma, da questi soprusi, di queste ordinanze, di questi regolamenti, di queste storie di ordinario proibizionismo, di ordinario abolizionismo, che possiamo cercare di essere ancora più efficaci nelle corti, grazie appunto alle storie, ai casi delle persone che sono vittime degli abusi del potere. Io do la parola a Dario. Gli spunti sono Grazie. Stati tantissimi. Anche nell'ultimo incontro del rapporto di ICRC hai lanciato degli spunti di riflessione veramente molto interessanti. Quindi, Dario, ti do la parola e ti ringrazio ancora per essere con noi. Grazie mille, grazie a voi di invitarmi. Partecipo davvero con grande piacere a queste iniziative. Io, come sapete, non sono un attivista, sono stato coinvolto da Giulia, da Leonardo, proprio come tecnico, diciamo. E poi invece, man mano che le iniziative sono avanti, mi sono molto interessato a questi temi e ho trovato anche un entusiasmo politico intorno a queste questioni. E devo dire che da un punto di vista tecnico mi incuriosivano molto queste ordinanze su l'attività dei sex worker, perché ponevano e pongono tuttora un problema che non riguarda soltanto le libertà sessuali in senso stretto, ma pongono problemi di rispetto di libertà più ampie. Mi riferisco in particolare alla tecnica sanzionatoria che viene utilizzata, che è stata utilizzata, già nell'ordinanza delle Manno, ma anche nelle ordinanze successive, che poi hanno poi preso quel modello. Viene punito addirittura già un comportamento presessuale, cioè ancora prima dell'attività sessuale in senso stretto. Si sanziona semplicemente il fatto di sostare in un luogo aperto al pubblico indossando abiti succinti che, stando alle clausole utilizzate nelle ordinanze, sono tali da orientare, da trasmettere un messaggio inequivoco di offerta al pubblico di prestazioni sessuali a pagamento. Pensate anche quanto sono grezze queste formulazioni, cioè sanzionare
la condotta di chi, di chi indossa abiti succinti, ipotizzando che quell'abito possa nascondere un'offerta al pubblico di servizi, è quanto più illiberale si possa immaginare, perché vai a sanzionare le intenzioni sottese alla scelta di indossare un certo capo di abbigliamento. E questo pone un problema che riguarda anche libertà essenziali, la libertà addirittura di manifestazione del pensiero, perché si sanziona anche semplicemente il fatto di aver negoziato, cioè se il vigile trovava un potenziale cliente che trattava un'ipotesi di prestazione sessuale, già questo era sufficiente a sanzionare, questo perché le ordinanze prevedevano che anche solo la sosta finalizzata a trattare prestazioni era idonea a far scattare la fattispecie sanzionatoria. Quindi anche questo aspetto, sanzioni, due persone che si scambiano delle idee, e dunque da un punto di vista del rispetto delle libertà essenziali, questo tipo di approccio è gravemente pericoloso. Ma le ordinanze contingibili e urgenti, lo spiegava già prima Giulia, sono state utilizzate in questi anni per le finalità più disparate, molto spesso proprio per combattere la prostituzione. Tra l'altro con un equivoco gravissimo, perché Giulia ci ha spiegato, con Giulia ci siamo confrontati tante volte, abbiamo visto che le norme autorizzano in effetti l'utilizzo delle ordinanze contingibili e urgenti affinché i sindaci possano combattere, dice la norma, lo sfruttamento della prostituzione, non la prostituzione in sé. Cioè loro dovrebbero semmai sanzionare gli sfruttatori, non certamente le sfruttate o gli sfruttati. E invece poi nella pratica delle ordinanze adottate dai sindaci è accaduto e accade esattamente il contrario. E per fortuna i giudici hanno accolto le nostre iniziative e hanno capito che non si potevano certamente sanzionare le sfruttate, tutt'al più si poteva ragionare sugli sfruttatori o al più sui clienti, cosa che peraltro le sentenze non hanno detto. Ma se possiamo senz'altro criticare il modello nordico perché poi non produce gli effetti che le stesse che si vorrebbero produrre, in realtà il modello delle ordinanze dei sindaci è molto più grezzo, perché non solo punisce i clienti, ma punisce addirittura le vittime dello sfruttamento. E da questo punto di vista però i giudici si sono mostrati molto sensibili, o quantomeno nelle nostre iniziative si sono mostrati sensibili, ribaltando il precedente orientamento del TAR Lazio che, come Giulia sa meglio di me, invece aveva suggellato di assoluta legittimità l'ordinanza di Alemanno, per cui il TAR Lazio aveva degli orientamenti, un orientamento assolutamente negativo, cioè tendeva a riconoscere la legittimità di questi interventi, invece con la nostra iniziativa, che poi è arrivata 10 anni dopo, abbiamo trovato una sensibilità completamente diversa nei giudici, che per fortuna hanno accolto le censure e hanno chiaramente detto che le ordinanze non possono essere utilizzate per sfruttare, chiedo scusa, per sanzionare le sfruttate. E restano però ovviamente sul campo tanti tanti problemi, e li ha già spiegati benissimo Piacovre, che chiaramente il problema lo conosce da tanti anni, e le sue riflessioni in effetti secondo me meritano degli approfondimenti anche proprio sul lato giuridico. Anch'io ho visto che le ipotesi di regolazione dell'attività sessuale dal punto di vista giuridico sono tutte ipotesi molto variegate, ci si concentra magari sul modello organizzativo e invece tante volte sembrano sfuggire gli elementi essenziali, le libertà fondamentali. Io su questi aspetti un po' mi sono anche interrogato, a dire la verità, e penso che può sembrare paradossale, ma il sistema che forse più si avvicina a un sistema che potrebbe funzionare
per gli operatori sessuali è quello di tipo ordinistico, degli ordini professionali. Penso ad esempio al sistema dell'ordine professionale degli avvocati, dove c'è un'esigenza di garanzia di indipendenza del lavoratore. L'avvocato deve operare in modo indipendente anche dai propri clienti, e c'è tutto un sistema che garantisce l'indipendenza dell'avvocato, che può esercitare la sua attività professionale con una grande libertà di forme organizzative. Gli avvocati possono lavorare in forma individuale, possono utilizzare la propria abitazione come studio professionale, possono lavorare in strutture associate, possono creare delle società anche, ma non possono creare delle società che abbiano dei soci di capitali dominanti. Io posso fare una società da professionisti, anzi l'ho fatta, e dal 2018 è consentito anche alle società da professionisti di coinvolgere società di capitali che sono finanziatori, ma il finanziatore che non è libero professionista non può avere una quota di capitale superiore al 30%, non può sedere all'interno degli organi di governance della società tra professionisti a garanzia dell'indipendenza dei professionisti. Perché è un modello interessante? Perché è un modello che è pensato per evitare che gli avvocati siano sfruttati dai propri clienti. Molto spesso i clienti sono in una posizione di assoluta forza. Pensate alle banche, alle assicurazioni. Una banca riesce a negoziare tariffe e onorari che possono essere davvero da fame, ed è una cosa che in parte è anche accaduta, perché ci sono stati casi che poi sono finiti anche dinanzi ai collegi di disciplina di avvocati che, pur di mantenere rapporti con grandi banche, erano disponibili a lavorare con una tariffa oraria assolutamente mortificante, spesso utilizzando magari lo sfruttamento di, cioè l'utilizzo di praticanti piuttosto che di altre voci, ma di fatto la tariffa oraria, vi assicuro, finiva per essere ampiamente inferiore alle tariffe minime previste dai contratti collettivi per le attività d'ordine, i multiservizi, che il contratto collettivo nazionale per i servizi di pulizia prevede una paga oraria di base che risultava in alcuni casi addirittura superiore rispetto alla tariffa oraria che veniva alla fine praticata a fronte di attività comunque complesse. E, per evitare questo tipo di degenerazioni, si sono introdotte una serie di tutele, non ultimo l'equo compenso, ma anche proprio nella governance delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività professionale, in modo tale che non ci possa essere lo sfruttamento da parte del socio di capitale. Io credo che il modello ordinistico sia il modello che più può rappresentare un buon sistema per regolare questo tipo di servizi, anche perché può consentire un'adeguata tutela anche delle esigenze della clientela, da un punto di vista della formazione degli operatori e dal punto di vista della sicurezza delle attività. E questo come modello in linea di massima. Da un punto di vista delle battaglie, ci sono due aspetti che mi piacerebbe approfondire per il futuro. Il primo, quello che ha posto Pia prima. Pia parlava del fatto che adesso le sanzioni sono doppie. Diceva, col Covid non solo c'è sempre il rischio di essere sanzionate dove si opera nei comuni in cui ci sono ordinanze contingibili urgenti che prevedono sanzioni, ma ci sono anche le sanzioni legate alle zone rosse. Cioè ti trovano per strada, siccome sei fuori dall'orario o non hai una giustificazione attendibile per stare per strada, ti sanzionano. Questo è un tema estremamente interessante e quindi mi riallaccio a quello che diceva Leonardo. Se ci sono delle persone che hanno subito delle sanzioni in questo periodo con riguardo all'emergenza Covid,
E se queste persone hanno verbalizzato che si trovavano per strada perché volevano esercitare attività di attività sessuale a pagamento, sarebbe interessantissimo porre il problema giuridico, perché, come sapete, gli spostamenti sono autorizzati per esigenze lavorative, quasi sempre. E adesso, è vero che questo è un lavoro non tutelato da un ordinamento che lo riconosce, lo disciplina, ma è anche vero che, come ricordava prima Giulia, l'attività di erogazione delle prestazioni non è un'attività illecita, è un'attività lecita. Essendo un'attività lecita, sanzionare qualcuno che ha messo a verbale di essere per strada perché stava esercendo l'attività prostitutiva, per dirla così, beh, in effetti dovrebbe ricadere proprio nella deroga che consente gli spostamenti per esigenze lavorative. Consideriamo che qui ci sono persone che erogano servizi sessuali per sostentamento, cioè hanno bisogno di sostentarsi, è un lavoro, è una condizione di assoluto bisogno, così come hai bisogno di recarti in fabbrica per guadagnare il salario, hai bisogno alla stessa stregua di continuare a erogare i servizi sessuali a pagamento per continuare a sostentarti. Quindi sarei molto interessato a leggere sanzioni di questo tipo, perché credo che ci siano degli spazi per tentare delle azioni molto interessanti, che credo possano rappresentare dei momenti di riflessione, no? Sul tema. E un'ultima cosa è, non rubo altro tempo, da un punto di vista sempre della filosofia delle battaglie, io sono molto pessimista rispetto alla capacità del nostro Parlamento di approvare delle norme che riescano a trovare una maggioranza intorno a temi così complessi da un punto di vista etico, no? Anche la divisione all'interno del mondo femminista è un'espressione del problema e della difficoltà di trovare unità intorno a questi temi. Però, e ho notato che soprattutto anche un po' il modello nordico si tende a criminalizzare la figura del cliente, e quindi l'idea di consentire al cliente di beneficiare dei servizi prostitutivi è un'idea che per molti è inaccettabile. Forse anche comprensibilmente, perché una parte del dibattito ruota intorno al tema per cui chi si prostituisce spesso non lo fa per libera scelta, e quindi chi beneficia di questi servizi in qualche modo sta sfruttando una condizione di bisogno e quindi non può essere tutelato ed è giusto sanzionarlo. E probabilmente, questa è anche una posizione condivisibile da moltissimi punti di vista, ma c'è un punto di rottura rispetto a questa impostazione. E il punto di rottura, secondo me, c'è nei casi limite. E quali sono i casi limite? Sono quei casi in cui l'utente si trova in una condizione di particolare bisogno. Sono gli stessi casi limite su cui si sta costruendo la battaglia per la legalizzazione delle droghe leggere. Perché sulle droghe leggere si è creato uno spazio di apertura nel nostro paese con l'utilizzo ai fini terapeutici. L'utilizzo ai fini terapeutici è stato consentito, c'è il problema su cui ho visto l'altro giorno l'appello di Emma Bonino, il problema dell'autoproduzione da parte dei malati che hanno bisogno di cannabis a uso terapeutico, però diciamo che già dei passi in avanti sono stati fatti, perché 10 anni fa non era possibile neppure l'utilizzo per fini terapeutici, oggi in Italia è possibile. Sembra un parallelismo senza senso, invece questo parallelismo ha un senso, perché ci sono situazioni in cui l'utente dei servizi sessuali non è libero. Penso ad esempio a chi si trova
a vivere delle situazioni di grave disabilità mentale e fisica, persone che magari per decenni non hanno potuto fare esperienze sessuali, che hanno bisogno di operatori sessuali che possano assicurargli uno sviluppo, un'espressione della loro sessualità, della loro affettività. E credo che rispetto a situazioni di questo tipo, neanche i ben pensanti possano sentirsi nella posizione di condannare la donna disabile che non ha mai potuto avere un'esperienza sessuale e che fa ricorso a operatori professionali per esplorare la propria sessualità. Rispetto a questi casi, io credo che si possa cominciare a costruire un modello, e in fondo l'esperienza che sta facendo Ulivieri con il Love Giver usa proprio questo canale, e lo usa in modo intelligente, anche se per certi versi con strumenti un po' ambigui, perché in questo momento i Love Giver hanno una formazione e spendono, erogano servizi più incentrati sul piano dell'affettività che non della sessualità, perché si gioca su un crinale molto delicato. E la verità è che ovviamente anche rispetto alla disabilità la necessità di ricorrere a operatori professionali c'è più per esigenze, più per le prestazioni sessuali che non per le prestazioni affettive, onestamente, credo. Ma penso che attraverso il modello dell'utente debole, dell'utente che ha esigenze specifiche, si possa cominciare a costruire un sistema di regolazione degli operatori sessuali. E non vi rubo molto tempo e vi ringrazio ancora una volta per questa occasione di confronto. Dario, sono io che ti ringrazio tantissimo. Hai toccato veramente tanti punti ed è importantissimo appunto la chiave di volta che hai dato al tuo intervento, perché è proprio un intervento da dibattito congressuale. Hai toccato il tema dell'assistenza sessuale, che è un tema che seguiamo da tempo, appunto anche con l'associazione Luca Coscioni, con Max Ulivieri. Hai toccato il tema del modello, appunto quello. Io sono estremamente curioso, insomma, dallo spunto che hai dato sul tema del modello ordinistico, no? Che si ispira al modello dell'ordine degli avvocati, perché è una delle, credo, questioni che come certi diritti con maggiore attenzione abbiamo cercato di esplorare negli ultimi anni, appunto il tentativo di dare libertà di organizzazione e allo stesso tempo garantire l'indipendenza, la libertà, e che non si riproducano gli errori del passato, l'abominio del passato dello sfruttamento di Stato, no? del lavoro sessuale. Quindi io ti prego veramente sia di appunto continuare a lavorare insieme sulla questione iniziative legali, sia anche, perché no, di esplorare questo aspetto in una chiave anche di scrittura di proposte per quanto riguarda anche appunto il mettere nero su bianco quanto hai suggerito, insomma, con la parte relativa al modello di regolamentazione della professione. Quindi l'appuntamento è a subito, insomma, e anche poi al dibattito generale per magari sentire se ci sono anche altri spunti. E a proposito di regolamentazione, o meglio di decriminalizzazione e modelli di policy, voglio presentare Ugo Rosenberg, che interviene per ultimo, non chiaramente in ordine di importanza. Con Ugo negli ultimi 2 anni ci siamo incontrati, ha fatto appunto la conoscenza di certi diritti, ci sono state varie occasioni in cui ci siamo scambiati informazioni, spunti di iniziativa e anche note, appunti, proposte di legge che abbiamo elaborato negli ultimi anni da una parte e dall'altra. C'è stato un processo molto interessante anche di confronto su tanti aspetti che riguardano un possibile modello per il nostro paese per quanto riguarda il lavoro sessuale. Ugo, tra l'altro, ha un bagaglio importante, perché ha pubblicato quest'anno un libro che si chiama appunto Sex Work in Europa, e che fa una rassegna quasi, no, dei vari modelli di regolamentazione che ci sono in Europa e non solo. Oggi
La richiesta, insomma, che ho fatto a Ugo per questa relazione in particolare è quella di portare al congresso quello che è stato un po' il lavoro che abbiamo fatto insieme nell'ultimo anno. Abbiamo cercato di capire che cosa c'è sul tavolo, che cosa c'è sul tappeto e quali sono le possibili linee guida che potrebbero ispirare una iniziativa, diciamo, di iniziativa delle leggi, no? da parte dell'associazione. Quindi di esplorare come arrivare alla decriminalizzazione ed eventualmente anche quali sono le alternative di esercizio del lavoro sessuale. Quindi Ugo, ti lascio la parola per la tua relazione e ti ringrazio veramente moltissimo di questa tua seconda partecipazione al congresso di Certi Diritti da iscritto. Allora, grazie Leonardo, grazie a tutti coloro che mi hanno preceduto a questi interventi e grazie a chi ci sta ascoltando. Allora, prima di andare sul concreto di come abbiamo strutturato questa legge, questa proposta di legge o bozza di legge, do, diciamo, una prefazione generale. Allora, questa legge ha l'obiettivo, uno, di garantire pieni diritti a chi svolge attività di sex work. Due, ha anche l'obiettivo di offrire una maggiore pluralità di opzioni e di luoghi dove questa professione si può esercitare. Quindi, da un lato c'è una decriminalizzazione, una visione neozelandese sulla prostituzione, questa è la cornice. Dall'altro non possiamo neanche chiudere gli occhi a quello che avviene subito oltre il confine in altri paesi europei, dove la prostituzione, oltre ad esercitarsi in strada e in appartamento, si esercita anche in club, come peraltro avviene anche in Nuova Zelanda. Allora, questi sono gli obiettivi. Voglio dire che abbiamo tenuto ferme alcune conquiste della legge Merlin, che non possiamo assolutamente ignorare. Allora, una conquista è il divieto di registrazione o schedatura per chi fa questa attività. Ok, il secondo punto, non torniamo a visite mediche obbligatorie come c'erano prima del 58. Tra l'altro, visite mediche obbligatorie, tranne Austria, Ungheria e pochi altri paesi d'Europa, nella maggior parte dei paesi non ci sono. Ecco, quindi no registrazione, no obbligatorietà di visite mediche che sarebbero discriminatorie e anche poco funzionali, e manteniamo naturalmente tutti quegli aspetti di punizione della prostituzione minorile e di chi la frequenta, pratiche di sfruttamento, tratta, estorsione, violenza, qui restano in vigore le leggi vigenti. Ok, allora, questa legge come è articolata? Si parte da tre principi di carattere generale. Allora, la prostituzione può essere esercitata solo in forma di lavoro autonomo, quindi non si può essere dipendenti di una qualche struttura. Poi mi spiegherò meglio su questo. L'accordo che c'è tra lavoratore e lavoratrice del sesso e cliente è un accordo che è tutelato dall'ordinamento. Quindi quello che faceva riferimento Pia, anche se sono dei casi piuttosto rari, però se c'è una lavoratrice del sesso che non ha ricevuto il suo corrispettivo dal cliente o un cliente che non ha ricevuto dei servizi o peggio ancora degli atti di violenza, queste due figure devono in tutta tranquillità poter rivolgersi a un tribunale per reclamare i loro diritti. Allora, questo nel concreto non avrà enormi ripercussioni perché sono casi molto rari, diciamo una lavoratrice del sesso si fa pagare prima
un cliente si vergognerebbe ad andare a un tribunale per esercitare rimostranze, però da un punto di vista di principio è sicuramente un passo avanti, cioè è un accordo che noi, che la legge riconosce e quindi è tutelato. E l'altro punto generale che abbiamo esplicitato: non è possibile da parte di autorità amministrative o di sicurezza porre iniziative di contrasto al lavoro sessuale. Mi spiego meglio, non vogliamo tornare nella situazione che c'è adesso con la legge Merlin, che ci si potrebbe prostituire in strada, ma poi il sindaco fa un'ordinanza per 6 mesi che quindi lo criminalizza e lo proibirebbe. Allora, noi stiamo dando una legge che consente il lavoro sessuale nelle forme che poi andrò a precisare, e non vogliamo poi che ogni sindaco si sveglia la mattina e fa delle iniziative esattamente contrarie. Ecco, quindi questi sono i 3 punti generali: lavoro autonomo, accordo, contratto riconosciuto tra lavoratore e cliente a tutti gli effetti, e no a ordinanze o a iniziative di contrasto. Allora, noi abbiamo, allora, siamo del parere di lasciare ai sex workers, alle sex workers, la massima libertà di scelta, però per mettere un minimo di ordine abbiamo diviso la legge in 4 settori, che sarebbero la strada, l'appartamento condominiale, il club e i centri FKK, e poi spiegherò meglio di che cosa si tratta. Allora, per quello che riguarda la strada, abbiamo posto come unico limite che non si possa effettuare adescamento a meno di 300 metri da un luogo di culto durante l'orario di apertura di questo. Ok. Poi è consentito a comuni o altre autorità amministrative di creare forme di assistenza, aree attrezzate, box, porre servizi igienici, mettere il camioncino dell'associazione di assistenza, cioè creare quelle cosiddetto zoning di aree attrezzate. Allora, questo è consentito, cosa che da tanti anni alcuni comuni o presidenti di municipio richiedevano, ma la legge non glielo consentiva. È consentito fare queste forme di assistenza, come vediamo in Europa, a Colonia, a Zurigo, a Utrecht e in altre località, e però con un punto fermo: creare queste aree non autorizza a punire e perseguire chi continua a prostituirsi in un'altra area, se no ricadiamo nella questione delle multe e della criminalizzazione e del rendere più pericoloso l'attività per chi esercita. Quindi i comuni possono creare delle aree attrezzate, fermo restando che c'è piena libertà di prostituirsi in qualunque strada, purché non sia a 300 metri da un luogo di culto. Okay. E questo è quello per la strada. L'appartamento condominiale, allora, che già funziona abbastanza bene adesso, però abbiamo esteso che all'interno di un appartamento possano lavorare fino a 4 sex workers. Allora, il numero non è casuale, 4, perché è proprio quello che è stato scelto nella legge neozelandese. Non si vuole andare oltre i 4, perché posso immaginarmi in un condominio cosa può succedere se avremo appartamenti con 10 sex workers, che lamentele ci potranno essere. Quindi c'è questa forma associata, esclusivamente autogestita, cioè se si prende un appartamento sono le stesse sex workers che lo prendono in affitto, non lo prende in affitto qualcuno per loro. C'è un numero di 4 e si limita l'orario di ricevimento dei clienti tra le 10 e le 22, a meno che
vi sia un ingresso indipendente. Allora, in quel caso non ci sono limiti di orario. Quindi c'è una prostituzione in appartamento con quattro lavoratrici del sesso. Poi c'è la questione dei club, ossia di locali aperti al pubblico gestiti da terzi. Allora, abbiamo messo un articolo proprio esplicitando che chi gestisce il club, così come un'altra persona, non può trarre direttamente profitto dall'altrui attività di lavoro sessuale. Non può neanche dare delle direttive, in quanto in base a questa legge farebbe un reato, perché violerebbe l'autodeterminazione sessuale delle persone. Allora mi spiego meglio. Se uno ha un nightclub e vi sono un certo numero di sex workers che sono presenti nel locale e lui affitta le stanze al piano di sopra, allora lui non trae un profitto diretto, ma è fatto salvo che lui possa incassare dei soldi in quanto offre dei servizi come l'affitto delle stanze o altri servizi di ristorazione che ci sono nel locale. Quindi è un po' come il maestro di tennis o la fisioterapista che vanno in un circolo sportivo e utilizzano queste strutture e pagano un ingresso o un tot per la struttura che è messa a disposizione. Quindi, e questo è il sistema, peraltro, che avviene anche negli altri paesi, cioè in Germania noi abbiamo dei grandi palazzoni, l'Aufhäuser o Eroscenter, in cui vi sono tutte le stanze affittate a sex workers e pagano giornalmente l'affitto della stanza, oppure altri club dove pagano il biglietto d'ingresso. Quindi sono lavoratori autonomi che vanno un certo numero di ore presso questi locali e hanno delle strutture a disposizione che per alcuni possono essere una grossa comodità, perché c'è già un portafoglio clienti e c'è un lavoro con una certa sicurezza. Allora, questi club devono avere certi requisiti e qui ci siamo rifatti molto alle normative tedesche, ma anche neozelandesi. Allora, chi vuole avere una licenza per questi club deve avere una fedina penale pressoché pulita, nel senso che non può aver commesso reati come tratta, sfruttamento, stupri, riciclaggio di denaro sporco, traffico di droghe. C'è tutta una serie di reati che noi abbiamo contemplato in modo che chi prende in gestione un club sia una persona specchiata. E questi club non possono stare all'interno di condomini, perché all'interno di condomini già c'è la prostituzione in appartamento di massimo quattro persone che abbiamo previsto prima, quindi questi club non possono stare all'interno dei condomini a meno che tutto il palazzo sia per questo tipo di lavoro e di servizio. E anche qui c'è un limite spaziale di 200 metri da scuole o luoghi di culto, anche se bisogna dire che spesso questi club dall'esterno non sono neanche visibili, però per evitare tensioni non prevediamo che uno apra il club di fianco a una chiesa, anche se dubito che qualcuno gli verrebbe in mente di farlo. E chiaramente non è consentito l'ingresso in stato di ubriachezza, non è consentito portarvi armi, non è consentito somministrare farmaci all'interno del club, a meno di farmaci per emergenza, non è consentito gioco d'azzardo. Le cose più importanti sono però che c'è un obbligo che ci sia un pulsante di allarme in ogni stanza, videosorveglianza, personale di security, le porte delle stanze devono essere apribili solo dall'interno, cioè ci sono tutti questi requisiti che poi sono quelli che io stesso ho riscontrato andando in club, in case d'appuntamento, in strutture in Olanda, in Germania, in Austria, in Svizzera, cioè in alcuni paesi è la prassi che ci sia il pulsante d'allarme.
in altri come la Germania è proprio previsto dalla legge. E noi, per essere chiari, l'abbiamo proprio puntualizzate, perché noi vogliamo dei posti sicuri e sicuri, appunto. Tra i club abbiamo dato ulteriori precisazioni per i centri FKK. Allora, che cosa sono i centri FKK? Li abbiamo definiti come strutture polifunzionali attrezzate per ristorazione e cure termali e del corpo. Cioè, per intenderci, sono quei grandi club con piscina, ristorante, maxi schermo, decine di lavoratrici e personale addetto all'interno di queste strutture, che noi vediamo in Svizzera, in Austria, appena passato il confine, dove tanti italiani si recano e dove tante italiane anche fanno da pendolari e vanno a lavorare in queste strutture. Allora, visto che vanno in questi posti, non si vede un motivo per cui non ci siano in Italia. È sempre un'opportunità in più. Allora, per queste strutture multifunzionali vi sono ulteriori requisiti di carattere igienico, logistico, come i servizi igienici separati per i sessi, oppure delle stanze apposite per riposo, pause di chi vi lavora. E inoltre è previsto che ci sia un medico per consulenze una volta a settimana, a favore sia di clienti o di sex workers che desiderassero questa consulenza. Si tratta di consulenze gratuite, volontarie, che però sono sempre utili a fini di prevenzione. E in Germania questa è una prassi, che c'è un giorno a settimana in cui in queste strutture grandissime sia presente un medico. Quindi noi non chiediamo il medico in un nightclub o in un palazzone o nel singolo appartamento, però in queste strutture dove normalmente lavorano tra le 50 e le 100 sex workers e c'è la piscina, c'è la palestra e ci sono le saune, avere un medico lì una volta a settimana non è un male. E chi ha investito così tanti soldi per aprire una struttura può anche pagare un medico che sia lì una volta a settimana. Ci sono poi altri due punti che riguardano sia i club generici che i centri FKK. Allora, uno è la promozione delle pratiche di sesso sicuro, ossia ogni club deve esporre un cartello che raccomandi l'uso del preservativo per ogni tipo di rapporto sessuale, vaginale, anale, orale. Allora, anche qui sembra che devono mettere il cartello. In Germania è previsto per legge, quindi ricordarlo alle persone non è un male. Abbiamo inserito noi, che invece non è previsto né in Germania né in Nuova Zelanda, che il gestore metta a disposizione dei depian informativi sulle pratiche di sesso sicuro a favore di clienti e sex workers. In qualche club svizzero è la prassi e noi l'abbiamo messo per legge. E il gestore è responsabile che nel club vi sia sempre un adeguato numero di preservativi, articoli per l'igiene, eccetera. Allora, abbiamo un po' discusso se avere anche in Italia, come in Nuova Zelanda e in Germania, proprio l'obbligo dell'uso del preservativo in questi incontri a pagamento, ma l'abbiamo scartato perché porrebbe un sacco di discussioni e comunque non sarebbe una legge che si riesce a far rispettare, perché all'interno di una stanza e poi rientra negli accordi tra i due interlocutori. Quindi abbiamo preferito optare per raccomandazioni e agevolare la presenza di tutti i dispositivi di protezione. Ugo, ti posso chiedere di andare verso le conclusioni? L'altra cosa che riguarda i club, che un giorno al mese devono consentire l'accesso a rappresentanti dei sindacati di categoria o associazioni di sex workers, in modo che chi lavora presso queste strutture abbia questo ulteriore riferimento con cui confrontarsi. Allora, quindi questa è la legge che principalmente il punto
cardine è che questo sia un lavoro riconosciuto, non più discriminato e non ci siano più ordinanze persecutorie. Il secondo punto è anche dare delle linee guida che questa attività si può svolgere in strada, in appartamento e in varie modalità di club. È chiaro che un giorno che noi presenteremo questa legge avremo attacchi da tutte le parti, perché ci saranno quelli che diranno: ma come, siete pazzi, continuate a far svolgere il lavoro in strada che ha mille forme di degrado. Quegli altri ci diranno: ma come, all'interno del mio palazzo e poi c'è un via vai, fatelo ma non all'interno del condominio. Poi ci saranno quelli che diranno: ma se poi aprite i club si torna alle case chiuse. Non sono le case chiuse, perché lì erano dei luoghi di detenzione dove stavano 24 e dove non avevano nessuna libertà di scelta del cliente, delle prestazioni, di nulla. Qui vanno, scusa, se loro Ugo, giorno e si appoggiano. Ugo Rosenberg, posso, posso interromperti, cioè, poi ti saranno... Poi ascolto, Pio, ho finito, ascolta. No, 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 ascoltami, poi ci saranno, ti sei dimenticato di elencare, sì. Ci saranno anche le sex worker che diranno: ma perché noi dovremmo essere così strettamente regolati, perché non possiamo andare a farlo dove vogliamo senza che ce lo dica qualcun altro? Ci sei dimenticato di dirlo. No, 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 ma noi non abbiamo regolato niente, perché se uno lo vuole fare in strada, l'unico limite è che non stia davanti alla chiesa. Se lo vuole fare in appartamento, dopo le 10 di sera, se l'appartamento è comune e stacca e va a riposarsi. Se lo vuole fare in club, è una sua scelta, ma c'ha delle belle strutture a disposizione di cui noi garantiamo l'allarme, il personale di security, dei servizi igienici, tutte delle garanzie, e quindi ognuno sceglie di farlo dove preferisce. Infatti io a questo stavo arrivando, okay, che Ugo. Ci sarà, ho finito, ci sarà chi dirà che non va bene la strada, chi non va bene il club, ma le sex workers sceglieranno dove piace di più a loro di appoggiarsi. Dire una cosa? Poi non lo so, se non va bene, non va bene. No, io sono messo buona volontà anche, Leonardo, allora. E tra l'altro ci siamo confrontati anche con associazioni, sia italiane che estere, e in particolare il Proud in Olanda, il PIC, e c'è il riferimento della Mitternachtsmission a Dortmund. Cioè questo è un lavoro che è venuto fuori dopo esserci confrontati principalmente proprio con associazioni lavoratrici e vedendo le esperienze straniere. Io credo che l'unica critica che faranno è che questa legge è troppo liberale, ma da un punto di vista delle sex workers sceglieranno l'opzione che preferiscono. Normalmente in questi paesi decresce la prostituzione stradale perché molte vanno in un club e quindi anche la cittadinanza è un po' più soddisfatta che c'è meno traffico in strada. Ok, scusate, siccome Ugo, scusami, scusatemi, posso intervenire? Dai. No, perché i tempi sono brevi, io voglio solo, sì, di quello che vuoi dire e poi dammi la parola, per favore, perché sennò dobbiamo vai chiudere. Via, vai Pia, comunque abbiamo ancora tempo per fare il dibattito generale, quindi vai Pia, poi... Ok, quello... Vai, prima voglio sentire la tua cosa e poi intanto stacco un attimo il microfono e poi dico il mio breve intervento. Va bene. Allora, la cosa che voglio sottolineare è che siamo in una fase di dibattito congressuale. Ora, Ugo è sceso nei particolari rispetto a ciascuna, a ogni parte dell'articolato, però abbiamo visto anche come nel panel di quest'oggi gli spunti su come intervenire per creare una proposta che possa diventare iniziativa da portare in Parlamento, da portare come iniziativa popolare, siano molto ampi e richiedono un approfondimento congressuale che è quello che abbiamo adesso. Ugo ha citato una serie di questioni che abbiamo affrontato sia con una proposta di legge precedente che abbiamo scritto 3 anni fa come certi diritti che Pia ricorderà, che ricorderemo, molti dei partecipanti ricordano, insomma, sia con una serie di spunti che ha portato Ugo con una proposta di legge che ha scritto lui, che è frutto insomma delle sue valutazioni, delle sue, dei suoi orientamenti in campo di regolamentazione del lavoro sessuale. Sono state, nell'ambito di alcuni incontri,
discusse e sono state inserite in un draft, in una bozza di proposta che oggi, di cui oggi Ugo ha raccontato insomma alcuni punti salienti. Però, come è evidente sia appunto anche dalla chat, sia appunto anche dal dibattito che è scaturito da questa cosa, là non esiste una proposta che si deposita domani e che diventa la proposta di legge di certi diritti e dell'iniziativa per la decriminalizzazione da parte della nostra associazione. Esistono una serie di spunti che a mio avviso dobbiamo ascoltare per riuscire a capire in che modo vogliamo incidere nel dibattito che c'è già nel nostro paese e che tra l'altro vede chi, come noi, chiede la decriminalizzazione in ritardo. Perché dall'altra parte c'è una proposta che nella sua semplicità è qualcosa di distruttivo. L'abolizionismo, la tortura, l'emarginazione, la proibizione in nome di uno slogan. Noi dobbiamo fare sicuramente un lavoro più complicato, perché dare una risposta a fenomeni complessi e a fenomeni che sono stati lasciati nel sommerso per così tanto tempo richiede studio, richiede proposte, richiede confronto che a mio avviso, ed era questo l'obiettivo di questo panel, trova come luogo perfetto un congresso, un'occasione in cui appunto ci si confronta sui vari spunti. La questione che Ugo propone è rivoluzionaria rispetto a quello che abbiamo sempre proposto come certi diritti, è quello di inserire altri centri su cui indubbiamente molte persone del direttivo di certi diritti nel corso degli anni e molti interventi anche in congressi passati hanno dimostrato delle perplessità. Però davanti alla pluralità, no, di cose, sono questioni con cui dobbiamo fondamentalmente misurarci in un dibattito. Quindi Ugo ha portato anche questi elementi nel dibattito di oggi. La proposta, l'iniziativa di certi diritti è da scrivere ed è il motivo per cui organizziamo un congresso, per cui come associazione noi annualmente, laicamente, con spirito insomma di iniziativa, ci incontriamo per stabilire, votare, impegnarci a portare avanti determinate battaglie. Quindi oggi gli spunti che ci sono stati tutti importanti e quindi io vedo che ci sono già delle mani alzate e sarà importantissimo farlo avvenire questo dibattito. Abbiamo ancora un'oretta a disposizione, quindi l'invito che posso fare è quello di iscrivervi a parlare e soprattutto fissarvi in agenda l'appuntamento del 24 aprile, perché sarà l'altro appuntamento centrale, quello della plenaria del Congresso di Certi Diritti, in cui dobbiamo discutere anche questo argomento, perché gli spunti di iniziativa sono veramente numerosi. Quindi adesso do la parola a Pia per il chiarimento che voleva presentare lei. Io volevo solo intervenire perché di fronte alla presentazione che è stata fatta, ovviamente gli spunti sono tanti, come dici, cioè è stato discusso soprattutto il pezzo dove è stata presentata questa probabile o possibile proposta o idea o linea di proposta di legge che certi diritti potrebbe presentare, ma naturalmente, come tu giustamente dici, dopo una discussione più approfondita, dove immagino porteremo tante voci, non solo la mia, non solo quella di Ugo, ma ci saranno da ambe le parti, ci saranno degli apporti. Io devo dire una cosa, e quello che ho anche tentato di sottolineare prima nel mio intervento, la mia esperienza è, perché sono vecchia, sono anni che tentiamo con la politica e con i politici di fare qualcosa, io voglio sottolineare questa cosa. Allora, oggi viviamo un'emergenza dove l'acquisizione dei nostri diritti, dei diritti di chi fa il lavoro sessuale, è diventata veramente stringente, nel senso che è urgente, non è più un tanto per parlare, possiamo parlarne per 20 anni, ne abbiamo parlato per 40, non abbiamo concluso niente. Quando si parte da posizioni eccessivamente larghe ed ambiziose, c'è il rischio che verrà fuori sicuramente un bellissimo dibattito, dei bellissimi confronti dove ognuno di noi potrà mettere tutto quello che sente, che conosce, la propria esperienza, ma non è detto che questo porterà
a facilitare una discussione parlamentare. Quindi la mia idea, per come io penso bisogna agire strategicamente, sia in questo momento piuttosto una semplificazione. Noi abbiamo sempre detto che non si può affrontare un fenomeno complesso con dei sistemi, come dire, di semplificazione esagerata. Quando proponevano una legge tout court, riapriamo le case chiuse, ve lo ricordate? Abbiamo sempre sostenuto questo, non solo io, ma tantissimi altri, perché effettivamente questo è un fenomeno estremamente complesso e allargato. Oggi abbiamo nominato quattro tipi di sex work, non abbiamo nominato tutto quello che è online, ad esempio tutto quello che è sulle piattaforme, tutto quello che è la pornografia, quello che sono i performer, cioè ci sono tantissimi altri aspetti di lavoro sessuale che non sono stati menzionati. Quindi si tratta di un fenomeno estremamente largo, vasto e complesso. Ma se noi corriamo dietro a questo, non abbiamo il tempo di arrivare con urgenza a una definizione dei nostri diritti, allora io credo che oggi la semplificazione ci dovrebbe portare a definire che questo è un lavoro e abbiamo dei diritti già come lavoratori e lavoratrici. Sulle regolamentazioni di quale tipo, di quali modelli, se ne accorgeranno dopo, magari dopo si accorgeranno che poiché io sono una lavoratrice non possono impedirmi di andare a farlo per strada, oppure poiché io sono una lavoratrice non possono, come dire, mi vogliono obbligare, io mi accorgerò che mi vogliono obbligare a farlo in un determinato luogo o circostanza, andremo poi dopo a colpi di regolamenti probabilmente, forse a colpi anche di ordinanze e di decreti, questo non lo so. In questo momento io sento che strategicamente è importante sottolineare l'urgenza di riconoscere il nostro diritto di lavoratrici e lavoratori, punto. Oltre a là, credo che se noi ci andiamo a infilare in tante modellistiche, probabilmente avremo tante più obiezioni o anche adesioni, non è detto che abbiamo solo obiezioni, da tutte le parti. Credo che abbiamo dei parlamentari abbastanza confusi, questo lo vediamo nella pratica tutti i giorni, o forse abbastanza indifferenti, e quindi su questo dobbiamo essere essenziali. Per cui io mi auguro che ci sarà molto dibattito al nostro interno e fra noi, ma che quando riusciremo ad uscire con una proposta valida e che vogliamo presentare, non si sia, non ci riempiamo di sfronzoli che possono crearci tanto scalpore e tanti nemici, perché ha ragione, ha detto una cosa molto giusta Ugo, quando si presenterà questa cosa ci chiederanno si alzeranno tanti scudi e tante polemiche, tanti a favore ma anche tanti contro, che forse non riusciremo a tenerli a bada. Quindi forse vale la pena di ragionare sulle cose più essenziali, ma questo è una strategia che io porterò al congresso ovviamente e chiederò al congresso, all'Assemblea dei Certi Diritti, di sostenere e di considerare questa opzione, proprio perché c'è un'urgenza. Grazie, lascio il posto al dibattito perché penso che tanti avranno cose da dire. Infatti grazie mille Pia, abbiamo già alcuni iscritti a parlare. Allora c'è Franco Grillini con cui ci siamo messaggiati e che aveva chiesto appunto un momento per salutare il congresso, poi ho alzate di mano che sono Gabriella Friso, Sandro Gallitto, Licia Brussa e Enzo Cucco. Adesso do la parola a Franco Grillini. Franco, ti stiamo accendendo il microfono, o meglio, devi accendere tu il microfono. Mi sentite? Ti sentiamo, esatto. Perfetto. Non so se mi vedete, ma è importante sentirsi. Innanzitutto un caro saluto a tutti e a tutte. E sarò velocissimo. Volevo dirvi che riconosco in molte cose che ho già sentito un dibattito che abbiamo avuto modo di fare e Pia credo che si ricordi molto bene, qualche anno fa alla Camera, quando Forza Italia, su sollecitazione di Berlusconi, decise di presentare una proposta di legge proibizionista che voleva vietare la prostituzione di strada. A quel punto noi reagimmo in due modi.
da un lato presentando una proposta di legge alternativa molto libertaria, ho sentito molti contenuti che sono stati prima proposti e presentati che erano parte integrante di quella proposta di legge che però aveva come architrave una piccola modifica della Merlin per rendere l'attività di prostituzione, innanzitutto renderla chiaramente un lavoro e fare in modo che avesse meno proibizioni possibili. Più c'è proibizionismo in questo campo e più c'è sofferenza, questo è il punto, e più c'è anche l'intervento della criminalità organizzata. Il dibattito fu ferocissimo. Se non ricordo male, fu tra l'autunno e l'inverno 2005-2006, prima delle elezioni, anzi 2004-2006, perché durò un paio d'anni, e io fui protagonista di un personale ostruzionismo, in commissione non c'è limite di tempo, agli interventi, e quindi io tutte le volte che c'era l'argomento all'ordine del giorno, come si dice calendarizzato, chiedevo la parola e parlavo anche un'ora, un'ora e mezza. E questa strategia aveva fatto sì che ogni tanto, quando volevano far passare qualche altro provvedimento, dovevano evitare di riaprire la discussione su questa materia. E poi non se ne fece nulla perché c'era una diatriba all'interno della destra, io ne approfittai a piene mani. Sottolineo questa cosa perché, guardate, in Parlamento basta una persona decisa, informata dell'argomento che si sta discutendo, perché poi il grosso del lavoro avviene in commissione, molti non lo sanno, e quando un provvedimento arriva in aula, in genere è cosa fatta. E quindi bloccare un provvedimento in commissione vuol dire che non andava in aula e non proseguiva. E tant'è che poi sono passati 18 anni e il Parlamento non ha mai più discusso del tema prostituzione, che venne proposto appunto da Forza Italia, perché Berlusconi sosteneva che una sera, andando in giro con la sua famiglia, una transessuale gli aveva fatto vedere tutto dal finestrino e lui era rimasto scioccato. Figuriamoci se Berlusconi può rimanere scioccato a una cosa del genere. Qui eravamo di fronte a ipocrisia allo stato puro, e questa roba ovviamente dava fastidio ai minori. La questione minori viene sempre utilizzata come clava per provvedimenti repressivi o provvedimenti regressivi. La discussione quindi si svolse in un arco temporale abbastanza ampio, ma siccome a un certo punto io gli dissi: sentite, se la volete proibire in strada, allora avevano un'ampia maggioranza. Se fossero stati d'accordo, potevano approvare qualunque provvedimento in una settimana. E io gli sentite, se la proibite in strada, la dovete consentire in casa. E lì apriti cielo, perché dire esplicitamente che era consentito in casa provocò la sollevazione dell'associazione dei condomini, non so quale forma organizzativa bizzarra venne fuori, di cui io manco ero a conoscenza, del Vaticano soprattutto, che disse: mai e poi mai si può legittimare la prostituzione, come poi lo dice in tanti settori. Poi sappiamo benissimo qual è il rapporto tra Vaticano e sesso, quali sono i problemi da questo punto di vista all'interno della Chiesa Cattolica. Mi limito a dire, per concludere, che qualunque proposta che si fa in Parlamento rischia, in presenza, in assenza di una maggioranza forte che la sostiene, rischia di essere stravolta, ovviamente, perché la parte avversa può approfittarne per introdurre il proibizionismo. E noi in questo momento abbiamo a che fare con un forte movimento a livello internazionale, provocato in parte dalle femministe separatiste, ma anche da pezzi di mondo progressista che spingono per il proibizionismo. Da questo punto di vista, quando si discute
di sex work, sarebbe bene studiare a fondo quello che è avvenuto in Svezia e in Francia e in altri paesi del nord Europa, dove purtroppo, nonostante il fatto che siano paesi all'avanguardia sui diritti civili, però in questo campo è passato un proibizionismo che è stato promosso non solo dalle destre locali, ma anche da pezzi importanti della sinistra. Pensiamo in Francia al Partito Socialista, poi maglie le incorse al Partito Socialista a votare questa cosa proibizionista, perché è praticamente scomparso dopo. Non credo che ovviamente sia scomparso per questo, ma di sicuro in Francia, dove tra l'altro esisteva ed esiste un movimento dei sex worker organizzato che protestò vivamente contro questo proibizionismo, e probabilmente ha inciso anche elettoralmente da questo punto di vista. Il punto fondamentale, ancora una volta, è quello culturale, e cioè bisognerebbe essere molto chiari mentre si fa una proposta di legge. Scusa, ti chiedo di andare verso la conclusione. Sì, no, sto concludendo. Sul fatto che il sesso è la principale forza biologica che caratterizza ogni essere umano, non è eliminabile, nonostante possiamo leggere anche da questo punto di vista i guai della Chiesa Cattolica, e che esiste un'idea non solo, come diceva Pia, di prostituzione come lavoro, ma anche, scusate la provocazione, di redistribuzione democratica dell'attività sessuale. Pensiamo per esempio alle persone disabili, una discussione che abbiamo già fatto sul diritto all'assistenza sessuale. Quindi è importante anche fare una battaglia contro la sessofobia, che in un paese come l'Italia, che si picca di aver appena eliminato adesso la censura cinematografica, da questo punto di vista esiste ancora ed è fortissimo. Grazie e buon lavoro. Ti ringrazio io, Franco, per esserci oggi e per aver portato il tuo contributo al Congresso di Certi Diritti. Allora, abbiamo un po' di iscritti a parlare. C'è Gabriella Friso, Sandro Gallittu, Licia Brussa, Enzo Cucco e Paesani, di cui che conosco, quindi penso di conoscere il nome, però non volendo casomai, magari può trattarsi di un'omonimia e non voglio... ci dirà lui come si chiama di nome. Quindi adesso Gabriella Friso, che aveva la mano alzata da prima, quindi l'ho data come un'iscrizione a parlare. Allora, ci sono? Sì, mi sentite? Sì. Io sono molto molto d'accordo con quello che ha detto Pia. Noi dobbiamo fare un lavoro di estrema semplificazione. Non solo, se noi siamo convinti che le persone, i lavoratori e le lavoratrici del sesso debbano autodeterminarsi e siano portatori di diritti, evidentemente non dobbiamo scendere a regolamentare nel dettaglio come poi una persona debba poi lavorare. Allora, la proposta di legge secondo me deve essere estremamente semplice, deve essere estremamente comprensiva, perché non parliamo solo di prostituzione in alcuni luoghi, ma assistenza sessuale, ma anche dobbiamo comunque affermare questo principio, punto. Poi ci saranno dei regolamenti e su quello poi si potranno scatenare eventuali proposte. Non solo, il mio approccio non dovrei, cioè io non sono d'accordo a un approccio che dica che cosa si può fare, ma esattamente al contrario. Perché per esempio prevedere, a me fanno inorridire un po' queste cose, vicino alle chiese no, però allora c'è anche l'oratorio, il cinema dell'oratorio, eccetera. Per cui veramente ci intrufoliamo, ci impegoliamo in una situazione che è assolutamente da evitare. E quindi se noi arriveremo ad un testo di legge, io mi auguro una proposta di legge, mi auguro che sia sui principi e basta. Poi discuteremo, ma già riuscire ad ottenere un riconoscimento e l'eliminazione di un divieto che sia effettivo,
perché è ridicolo che in Italia non sia vietata la prostituzione, ma sia vietata utilizzarlo. È come dire non è vietato avere dei distributori di benzina, ma chi va a farsi la benzina lo multiamo. Ecco, togliamo questi paradossi. Sul resto poi potremmo discuterne. E io credo che oggi siano arrivati dagli interventi che sono stati fatti degli elementi estremamente importanti proprio a supporto dei principi a cui noi ci dobbiamo ispirare. Chiudo. Grazie Gabriella, puntualissima. Ricordo 5 minuti non oltre per gli interventi. Ora è la volta di Sandro Gallitu, io poi mi inserisco alla fine, insomma, per un breve intervento. Sandro, prego. 5 minuti, giuro, se è tardo dammi uno schiaffo virtuale, virtuale, solo quello. Allora, no, mi fa un po' torto intervenire dopo Pia, perché sostanzialmente riprenderò quasi in toto il suo ragionamento, però tant'è, insomma, e poi anche Gabriella ha un po' confermato questa posizione. Io sono un po' fermo al fatto che in tutti questi anni, e parlo all'interno dell'Associazione Certi Diritti, ma parlo anche all'interno della CGIL come Ufficio Nuovi Diritti, abbiamo sempre ritenuto di percorrere una strada che era quella, che è quella della decriminalizzazione, sostanzialmente. Oggi invece ci troviamo a discutere, dopo l'intervento di Ugo, invece di qualcosa che a me pare una iperregolamentazione. E invece io continuo a sostenere la strada della decriminalizzazione per i motivi che tenterò brevemente di dire. Allora, innanzitutto io ritengo, anche da un punto di vista strategico, che non sarebbe sicuramente una scelta saggia quella di chiedere l'abolizione tout court della Merlin, perché la Merlin ha comunque rappresentato e rappresenta ancora sia nella discussione politica ma anche un po' nell'immaginario la sottrazione delle lavoratrici del sesso all'epoca da una situazione di profondo sfruttamento, quindi presterebbe il fianco una richiesta di abolizione della Merlin, secondo me. L'altra questione che assolutamente, per quanto mi riguarda, non è in discussione, è quella che si debba trattare necessariamente di lavoro autonomo. Una cosa che è vero stasera è stata più volte ribadita, però mi rimangono delle perplessità, nel senso che alla luce del fatto che debba essere lavoro autonomo, mi appare di difficile comprensione l'articolo 13 della proposta che Ugo ha elaborato, che parla di rappresentanze sindacali e di possibilità per i club, cioè e di obbligo per i club di consentire l'accesso ai rappresentanti sindacali o di categoria affinché i lavoratori e le lavoratrici sessuali possano rivolgersi a loro per la tutela dei propri diritti. Messa in questo modo mi parrebbe invece di intuire la possibilità di un lavoro dipendente, senza il quale, ripeto, mi riesce un po' difficile capire quell'articolo. Io credo che invece la strada sicuramente praticabile sia quella appunto della decriminalizzazione attraverso l'eliminazione, come da tempo diciamo, del reato di favoreggiamento. Credo che questo eviti di esporci ad accuse di voler ripristinare in qualche modo lo sfruttamento, anche perché voglio ragionare anche io, come faceva Pia, un po' su questioni anche tattiche. Io credo che il discorso proibizionista, è diciamo quello che si ispira al modello nordico, così come la posizione di chi tout court richiede la riapertura delle case chiuse, l'ha fatto la Lega negli anni scorsi, io credo che sia un discorso estremamente semplice ed estremamente intuibile e che
abbia facilità di intercettare gli umori delle persone. Noi facciamo sicuramente un ragionamento più articolato e questo purtroppo spesso non è una forza, perché come tutte, come per tutte le questioni, il semplicismo paga molto più di quanto non faccia invece un'articolazione di discorso. E credo che abbia molta ragione Pia quando dice che è una proposta eccessivamente articolata e iperregolamentista, come l'ho definita prima, rischia di far naufragare il dibattito prima ancora che questo dibattito parta, e soprattutto rischi di esporci appunto a attacchi facilmente veicolabili. Poi faccio una proposta lampo e sto davvero chiudendo, perché stasera ho troppo spesso di nuovo sentito parlare di clienti declinati solo al maschile, di sex worker declinate esclusivamente al femminile. Credo che sia un discorso decrepito, credo che nel linguaggio dobbiamo evitarlo assolutamente, anche perché dobbiamo avere chiaro che se continuiamo a declinarlo così ci rimettiamo mani e piedi nelle mani del femminismo radicale sex worker e trans escludente, perché ne fanno a quel punto una questione di sole donne povere e sfruttate da soli uomini, e questo è un errore macroscopico da evitare a partire dal linguaggio. Chiudo con richiamandomi a una riflessione del primo intervento. Sono stufo, ma questo lo sapete, di sentir parlare di stato di bisogno, perché lo stato di bisogno credo che non valga soltanto per il sex work, ma valga per esempio tanto per un lavoro di cura sottopagato e sfruttatissimo, solo che nessuno in quel caso si accorge che questo nasce dallo stato di bisogno. Io credo che lo stato di bisogno non si contrasti con le proibizioni, ma si contrasti agendo sulle cause economiche e sociali che lo determinano, perché parlarne soltanto quando fa comodo lo trovo un po' ipocrita e leggermente stucchevole. Ho finito. Grazie Sandro, adesso è la volta di Licia Brussa, poi si preparano Enzo Cucco e Valentino Paesani. Microfono Licia, non ti sentiamo. Avverto anche te quando siamo arrivati al tempo. Sì, anche perché devo scappare. Quindi vi ringrazio molto di aver avuto questa occasione per poter partecipare al dibattito. Super! Allora, io sono un attivista che da 40 anni anch'io come Pia lavoro per l'accesso ai diritti del sex work a livello internazionale e la fondatrice assieme alle altre colleghe della rete di Tampere. Vivo in Olanda, ho lavorato per 20 anni per la promozione di un modello di legalizzazione della prostituzione e vi porto qualche lezione, secondo me fondamentale da tenere presente quando si entra in questa discussione di cambio legislativo. Primo, dobbiamo tener conto in primo luogo della questione migratoria. La grande pecca nel modello neozelandese è che le migranti sono a priori escluse all'accesso. Non è possibile avere un visto di lavoro e di entrata per lavoro prostituzionale legale. Quindi non si può escludere la maggioranza della popolazione. Prima cosa. Seconda cosa, della diversità, soggetti e forme. Siamo in un momento dove qualsiasi modello prostituzionale deve tener conto di questa diversità che è enorme, mai come in questi ultimi anni abbiamo visto questa enorme diversità di persone e di forme dell'industria del piacere. Il terzo punto è da non dimenticarsi che modelli punitivi e di criminalizzazione possono camminare pari pari con i modelli di legalizzazione e di regolamentarismo. In questo momento, paradossalmente in Olanda, prostituzione legale, abbiamo un'esclusione molto forte di gruppi di lavoratrici e lavoratori, migranti con certe categorie, abbiamo una divisione stranissima, paradossale tra cosa è legale e cosa è illegale, nel lavoro legale, prostituzionale, e abbiamo come terzo grosso problema una nuova legge che è passata di criminalizzazione parziale dei clienti, che è come il modello di legge finlandese. Quindi attenti che
un'implementazione di un modello regolamentarista basato su dei principi che abbiamo sostenuto per anni di legalizzazione può diventare anche un modello punitivo e anche un modello di estremamente di controllo contro i diritti delle persone. Questo è quello che sta succedendo in Germania, quello che sta succedendo in Olanda. Il quarto elemento che volevo portarvi nel dibattito è l'importanza, come mai come prima, di essere uniti e di unirsi a un lavoro di attivismo europeo. Stiamo lavorando come Tampa in modo molto intenso in questa grande crisi che tocca in modo disumano le frange più fragili, e sono d'accordo con il nostro collega della CGIL, che è un lavoro che tocca tutte le frangi, è una crisi che tocca le frange più vulnerabili dentro l'economia informale. Per cui è importantissimo essere uniti e scambiarci le esperienze. Stiamo lavorando questo lavoro di raccolta di prove per poi fare una campagna europea. E abbiamo visto che in questo momento, indipendentemente dai modelli delle politiche prostituzionali, l'esclusione e l'esclusione sociale e la povertà e i rapporti di dipendenza che ci sono per le lavoratrici sessuali migranti escono come una trend generale indipendentemente dal modello giuridico in atto. Quindi non dimentichiamoci che scambiarci queste esperienze e rafforzarci nel un lavoro politico di lobby comune è in questo momento fondamentale, perché vediamo dei livelli di dipendenza e non solo questo, di attacco ancora più di trend politica che approfitta della crisi e della disperazione dei lavoratori e lavoratrici del sesso in questo momento per applicare modelli ostili e proibitivi come modelli giuridici in più, come se non bastasse la crisi attuale. Quindi stare molto attenti a basarsi su un modello seconda lezione, perché dobbiamo scambiarci queste esperienze nelle pratiche. E seconda cosa è un appello all'unità di un movimento di appoggio europeo, perché ci serve tantissimo in questo momento. Vi ringrazio. Dice, è stata puntualissima e ha offerto degli spunti veramente, veramente preziosi. Prossimi iscritti a parlare: Enzo Cucco, Valentino Paesani e poi Gianfranco Scavuzzo. Ciao, allora io devo confessare che questo dibattito è servito a me per chiarirmi alcune idee, perché tendenzialmente avevo un altro parere, pensavo un'altra cosa. Dopo aver sentito i vostri interventi ho cercato di riportarli all'obiettivo che noi dobbiamo avere, cioè quello di individuare una linea, che significa un progetto che ha natura politica, anche se il progetto o la linea è una linea tecnica, che abbia possibilità oggettive di modificare l'esistente. Allora, io faccio un esempio e vi porterò via veramente brevissimo tempo. Nel 1979, come sapete, la Corte Costituzionale aveva bloccato la possibilità di cambio del nome sui documenti per quanto riguarda le persone transessuali. Ci eravamo, immediatamente mossi per presentare una legge, e poi De Cataldo firmò il primo progetto di legge che fu messo in discussione, e se voi lo notate, se voi lo riprendete in mano, vi renderete conto che era un progetto di legge veramente molto minimale, ovvero sia c'era soltanto la modifica dell'articolo del codice civile che rendeva impossibile o molto difficile il cambio di sesso sui documenti. Questo perché ci eravamo detti, e anche le associazioni
delle persone transessuali lo avevano detto. Questi perché ci eravamo detti che sarebbe stato molto pericoloso andare in Parlamento con una proposta che era molto più importante forse dal punto di vista della transessualità in quel paese, ma anche più normativa, intanto perché era una proposta di legge, quindi si andava a disegnare che cos'era la proposta di legge. In realtà questo accadde, alla Camera fu votata la proposta di Cataldo, al Senato invece ci fu un grande confronto, una grande battaglia con alcuni senatori e senatrici democristiane e il povero Strachey Lieber, devo dirvi povero, nel senso che non sapeva veramente come evitare che il progetto di legge fosse stravolto. Quella che è uscita, che è la legge che noi abbiamo sul cambiamento di sesso, è frutto della mediazione che ci fu fra chi voleva essere più regolamentare, più regolamentativo, no? nella identità transessuale. A differenza nostra, invece, il nostro era solo un progetto, un percorso, diciamo così, legato alla possibilità di cambiare il nome, ma non perché non credessimo che fosse necessaria, no, necessarie certe definizioni, ma semplicemente perché avevamo paura, come poi è capitato, che entrassero in gioco altre motivazioni. Io non vorrei che questo, ovviamente sono cambiati tanti anni, è cambiata la situazione completamente, sono cambiati i partiti, tutto quello che volete, ma non vorrei che questo meccanismo si innescasse su una proposta di questo tipo, perché oltre a dividerci prima della proposta di legge, perché quando si parla di regolamentazione ci possono essere modelli diversi, anche se poi il nostro o quello che ha fatto, cioè che poi è quello che ha fatto Ugo, è il più ampio possibile dal punto di vista della garanzia delle libertà individuali, però comunque ci possono essere ipotesi diverse. Quello che mi preoccupa tantissimo è la discussione che può avvenire in Parlamento di questa proposta, perché tutti avranno il dito alzato o avrebbero il dito alzato per dirla loro rispetto a questo particolare, a quest'altro particolare, quindi ci ritroveremmo un testo di legge davvero molto, molto, molto incasinante. Io però devo dirvi la verità, non so se noi possiamo lavorare per una proposta di legge minimale da questo punto di vista, ovvero sia, non so dal punto di vista tecnico, cioè vorrei che degli esperti, non solo avvocati e avvocate, ma degli esperti legislatori, che è una cosa un po' diversa, ci aiutassero a capire dei meccanismi di riforma della Merlin. Ho finito. Di riforma della Merlin, che noi chiameremmo riforma, questo mi sembra molto importante per non spaventare nessuno, è soltanto un progetto di legge di riforma, ma che vada in questa direzione, nella direzione dei principi fondamentali che noi vogliamo vengano sanciti, che nella Merlin non ci sono. Questo deve essere, a mio avviso, il lavoro che deve fare certi diritti. Di sicuro ce n'è un altro che invece è già ben, molto ben impostato e che dobbiamo sviluppare, che invece sono le cause pilota di cui ha parlato Giulia, perché quello, secondo me, ridendo e scherzando, è in realtà un lavoro che dà dei risultati utili, immediatamente utili, sia per il caso che noi abbiamo di fronte, che trattiamo, che per quello che la soluzione può portare. Grazie Enzo. Allora parla Valentino Paesani adesso. Direi che durante l'intervento raccogliamo le ultime iscrizioni a parlare durante l'intervento di Valentino. Poi seguiranno Gianfranco Scavuzzo, Ugo Rosenberg e il sottoscritto. Sì, ciao, buonasera. È la prima volta che intervengo a un evento di certi diritti e per cui ci tenevo a dire due parole. Sono assolutamente d'accordo su quanto ha detto la formidabile Pia, che ha svolto dei ragionamenti a tutto tondo e è venuto bene il succo e la sensibilità della cosa. Io ritengo assolutamente essenziale che venga regolamentato quanto prima
il lavoro della prostituzione e quanto gira intorno al sesso, anche perché, come sappiamo bene, è una delle macchine più potenti che genera economia e genera soldi. Evidentemente c'è, come sappiamo, un ancestrale moralismo che poi è frutto per lo più di ignoranza, di mancata conoscenza, che fa sì che non si arrivi all'approdo di una legge. Non è bastato nemmeno appunto il fatto che nelle casse dello Stato arriverebbe un forte introito fiscale, per cui sembra che ci sia proprio un blocco che non consenta di andare oltre la società. E mi sembra che tutto questo faccia molto bene il paio con la situazione che c'è nell'antiproibizionismo almeno delle droghe leggere, perché anche lì c'è un blocco psicologico dovuto a una pseudo morale. E sembra veramente impossibile per chi magari con un po' di curiosità si è addentrato dentro la materia, che non si vedono i vantaggi sia dalla parte delle droghe, sia dalla parte appunto della prostituzione, i vantaggi appunto di un assetto sociale più regolato e più sicuro, e che porterebbe dentro le casse dello Stato degli introiti abbastanza rilevanti. Io sono abbastanza fiducioso, credo che piano piano la sensibilità della società si affina sempre di più e di conseguenza anche quella del legislatore, che prima o poi prenderà in mano la materia. Grazie. Grazie a te Valentino e benvenuto, visto che appunto questo è il tuo primo congresso di Certi Diritti, non perdere neanche gli appuntamenti di qua sabato prossimo e sabato l'altro ancora. Gianfranco Scavuzzo alla parola. Ciao a tutte e tutti, non so se mi sentite e mi vedete. Io non mi vedo. Perfettamente, ti sentiamo. Ok, perfetto. Allora, io vabbè, anche per me è la prima volta, il primo intervento pubblico ad un'occasione di incontro con Certi Diritti. Ovviamente sono assolutamente d'accordo con tutto quello che è stato detto, però vorrei ritornare un po' alle origini del nostro incontro di oggi, sia a quello che diceva Pia, ma anche all'intervento di Giulia, quando faceva un po' la separazione, diciamo, rispetto alla strada che noi vogliamo intraprendere, che dovrebbe un po' essere la nostra bussola. In tutti i nostri interventi noi dovremmo un po' continuare a rimarcare il rischio di, come dire, precipitare verso lo stato etico e invece la necessità di mantenerci sul sentiero di uno stato liberale, davvero. E, oltre a questo, diciamo, non entro nella fattispecie della proposta di legge, spero presto di poter leggere il testo che ha illustrato Ugo Rosenberg, che mi pare comunque molto, molto ambizioso. Su questo dico soltanto una cosa: effettivamente ci troviamo tra due fuochi, tra due estremismi. Da un lato questa nostalgia delle case chiuse. Anche in questa legislatura è stato depositato un testo dalla Lega, tra cui i firmatari figura anche il presidente della Commissione Giustizia Ostellari, che in sostanza, vietando l'esercizio del lavoro sessuale sulla pubblica via, di fatto, anzi, indica esplicitamente la riapertura delle non meravigliose case chiuse. E dall'altro, invece, ci troviamo quasi come una risposta, una replica dal fronte cosiddetto sedicente progressista alla proposizione di quello che voi avete giustamente ricordato, il modello nordico, che appunto anche lì con un intento sanzionatorio etico punisce, volendo punire diciamo i clienti, punisce anche, in realtà non tutela i lavoratori e le lavoratrici sessuali. C'è anche un altro aspetto, e qui però appunto siamo nel campo delle proposte da mettere sul piatto, anche secondo me dal punto di vista del dibattito culturale che noi, cioè assolutamente come associazione, dobbiamo portare avanti, ed è sia quello del lavoro
delle persone immigrate in Italia, che assolutamente è un aspetto importante, e anche quello però che mi pare non sia stato toccato oggi, che è quello del lavoro digitale. Un aspetto che non si ignora, nonostante ci siano anche su questo proposte, disegni di legge, ce ne sono due depositate al Senato, presentate alla Regione Emilia-Romagna e un'altra dall'Umbria, se non ricordo male, che riguarda proprio le tutele del lavoro digitale. E anche su questo il lavoro sessuale negli ultimi anni si è molto, guardate, è una crescita esponenziale di piattaforme, contenuti che non sono soltanto di tipo pornografico, diciamo come tradizionalmente viene inteso, ma sono proprio servizi quasi personalizzati, quindi si configurano come veri e propri servizi di sex working. Lo stesso ragionamento, sempre in chiave culturale, io mi sono occupato di questo, quello dell'assistenza sessuale per le persone con disabilità. Anche lì grandi riserve, grandi ostacoli da superare. Io credo che da questo punto di vista, quindi vado veramente alle conclusioni del mio intervento, noi possiamo fare soltanto una cosa, ed è quello di far uscire dalla sacca di invisibilità i lavoratori e le lavoratrici sessuali. Cioè, noi abbiamo bisogno in Italia non di una pie cobre, abbiamo bisogno di 1000 pie cobre che vanno, insomma, vadano in TV, nei giornali, che organizzino, insomma, insieme a noi ovviamente, anche, insomma, manifestazioni di piazza, cortei, anche nei Pride. È necessario che è necessario che ci sia la visibilità di queste lavoratrici e di questi lavoratori, perché effettivamente la visibilità poi ci può dare, come dire, la possibilità di far valere i diritti di questi, che sono veramente tanti. Che è giusto che insomma abbiano almeno una minima cornice di diritti. Non so se sono arrivato al sono 5 minuti. Ok, ho finito. Quindi mi auguro che questo sia un nuovo inizio per una lunga battaglia, una lunga marcia. Grazie mille, Gianfranco. Adesso Ugo Rosenberg per altri 5 minuti. Sì, mi senti? Perfettamente, vai. Ok, allora, sono un po' sorpreso perché mi avete accusato di iperregolamentarismo. Allora, abbiamo buttato giù un testo di legge di 3 pagine, quello neozelandese ne ha 30 e quello tedesco ne ha 120. In queste 3 pagine, se voi le leggete fianco a fianco, le nostre e quella neozelandese, più o meno ritrovate le stesse cose. Quindi sono un po' sorpreso perché da 10 anni certi diritti e radicali sempre dicono che il modello neozelandese è l'esempio, e oggi scopro che forse è troppo ardito e sarebbe meglio solo correggere un paio di articoli della Merlin. Io sinceramente non sono molto d'accordo, perché qui in Italia abbiamo un problema di tratta e di problemi di sicurezza, di igiene, della prostituzione stradale, che è un problema grosso come una casa. E ogni italiano che fa un viaggio in Germania o in Austria e vede dei club puliti, con impianto di allarme, con delle docce, con tutte maggiorenni, mentre qui noi abbiamo pure le minorenni in strada, dice: ma in Italia siamo dei pazzi. Cioè, noi ci arrocchiamo a difesa dei diritti, io per primo, di lavorare in strada e di lavorare in appartamento. Però queste sono le due forme che presentano più rischi, e soprattutto in strada è proprio lì che c'è la maggiore infiltrazione di criminalità. Quindi guardare anche oltre frontiera, Nuova Zelanda, ma gli esempi europei, perché vietare le forme più sicure e più pulite? Ci impuntiamo, l'abbiamo in tutti i modi, che siano lavoratrici autonome,
Questa è la situazione che c'è peraltro in Germania, in Austria, in Olanda, in Svizzera. In nessun paese sono lavoratrici dipendenti. Quindi io non capisco questo arroccamento a difendere le forme più pericolose e che danno più fastidio ai cittadini di trovarsi tutto davanti in mezzo alla strada. E invece il tabù di consentire delle forme che funzionano. Perché se tante italiane vanno in Svizzera a lavorare e non restano in Lombardia, si vede che in Svizzera hanno tanti vantaggi economici e vantaggi di sicurezza, perché lavorano in strutture ben organizzate. Perché non farle anche noi? Ci darebbe dei benefici enormi in termini di sicurezza, in termini di igiene, in termini di entrate per l'erario, perché questi club pagano una barca di tasse. Quindi quello che io Leonardo insieme abbiamo buttato giù questa proposta è del tutto in linea con quanto certi diritti sostiene da 10 anni i radicali da sempre, cioè la proposta Poretti del 2008 che consentiva ogni forma di prostituzione. Allora si vedeva l'Olanda come un esempio. Quindi io ho fatto una proposta di liberalizzazione piena. Ho posto due garanzie di sicurezza, che chi prende in gestione questo club abbia una fedina penale pulita, e c'è nella legge neozelandese questo, il limite di 4 in appartamento c'è nella legge neozelandese adesso. Mi sono mantenuto sulla legge neozelandese, che era sempre la guida del nostro gruppo politico. E poi noi non dobbiamo ignorare cosa pensa la stragrande maggioranza degli italiani. Il 70%, se si fa un sondaggio, è stufa di averlo in mezzo alla strada e dice: fate dei club come negli altri paesi. Allora loro usano impropriamente il termine case chiuse. Noi questo termine lo rifiutiamo, non lo vogliamo. Non vogliamo perseguire chi sta in strada, ma consentiamo anche queste opzioni, e così in una libertà di mercato quella su strada si ridurrà e avremo queste forme in club. Cioè, se a Berlino, dove ci sono 500 club, in strada abbiamo tra le 30 e le 40 sex workers, nella Oranienburger Straße e nella Kurfürstenstraße sono solo due strade e abbiamo 40 lavoratrici, e a Roma ne abbiamo 7.000, io penso che se anche noi diamo delle opzioni creiamo una maggiore armonia, perché anche in Nuova Zelanda 54% dei lavoratori del sesso lo fa in club, un 30% in appartamento, e quella su strada è più marginale. Quando abbiamo una su strada marginale, a quel punto facciamo bene anche lo zoning, il box, l'assistenza. Io credo che dovremmo liberalizzare questo settore, cioè non è solo che il sex worker vada in tribunale se il cliente non ha pagato, che è importante in linea di principio, sono il primo a dirlo, però c'è anche una questione proprio organizzativa, perché non possiamo far finta di niente che vediamo nigeriane in mezzo alla strada che tirano un materasso fuori da un deposito di immondizia. Cioè, basta, Ugo, su questo mi dispiace, io su questo non posso lasciarlo passare. Discuta su qual è la condizione della persona, della donna o della transessuale che si trova costretta comunque a suo malgrado in un paese straniero in quelle condizioni e che si tira il materasso, questa cosa non mi va proprio che si dica. Mi dispiace, Ugo, ma non è questo. Noi stiamo discutendo dei sistemi. Io credo che bisogna semplificare, i sistemi dovrebbero essere 100 più di quelli che tu hai elencato, probabilmente. Io non ho niente contro il fatto che si discuta di sistemi e che si riorganizzi ognuno come crede il proprio ambito, il proprio lavoro, il proprio settore e così via. Penso che sia fuori luogo parlare in questo tono rispetto alle differenze e diversità dentro la prostituzione. Io mi sento di difendere e di garantire e tutelare i diritti e l'immagine di queste persone, quindi basta, sì, così. Anch'io. Basta così. Hai ragione, hai fatto bene, perché potevo essere frainteso. Hai perfettamente ragione. Io ho il massimo rispetto per queste persone che soffrono una situazione di tratta, però non posso ignorare
che vi sono no, delle condizioni. Scusate, allora io dovrei... Scusate, alcune, Ugo, basta. Dopo... Non c'è più niente da dire su questo. Io chiedo che si smetta. Leo, per favore, basta. Perché altrimenti io mi potrei dilungare a parlare dei clienti. È una cosa che ritengo assolutamente personale e non vada fatta. Basta. Però sono detto le condizioni di igiene allora, che sono precarie. Posso... Sono condizioni di igiene precarie. Esistono allora, condizioni di igiene chiaro, precarie. Ragazzi, perché c'è stato il confronto, ci sono state le repliche e insomma penso che è ben chiara, sono ben chiare le posizioni. Mi ero iscritto a parlare, mi do 5 minuti anche io per cercare insomma di dare insomma una mia replica, una mia conclusione, appunto anche di scrivermi al dibattito generale. Anche io mi sento come dire di sottolineare quella che poi rappresenta anche la mia storia di attivismo per i diritti civili e il modo in cui mi sono avvicinato rispetto alla tematica del sex work e agli altri temi insomma su cui concentro il mio attivismo. Per quanto riguarda il sex work mi ritrovo perfettamente d'accordo con Pia, il metro del decidere un intervento o meno non è la percezione che ha la popolazione sulla strada, il fastidio, il punto non è fare pulizia per togliere quello che è sgradevole agli occhi dei benpensanti, il punto della proposta delle linee guida che, o meglio, mi sentirei di appoggiare e di condividere in una certa misura quando si ampliano le modalità di esecuzione del lavoro sessuale, quando se ne prevedono numerose, è quello di cercare in tutti i modi, attraverso la legge, di dare delle risposte di diritto a tutti i modi che ci sono di esercitare il lavoro sessuale. Quindi anche rispetto alla questione della iperregolamentazione, di una proposta invece in confronto più libertaria, di semplice decriminalizzazione. Ecco, da un punto di vista personale, io ritengo che ci sia anche la necessità in numerosi casi di puntare a dare delle risposte nero su bianco di legge a tutti i fenomeni con cui ci dobbiamo misurare, anche perché poi il rischio è che se non si interviene su tutto lo spettro, no, delle manifestazioni con cui avviene appunto il fenomeno nel nostro paese e non solo, ci sia sempre il rischio di tenere fuori alcune parti, alcuni mondi, alcune modalità di esercizio del sex work. Quindi io non sono, come è noto anche rispetto poi al dibattito che c'è nel direttivo di certi diritti, non sono contrario in via definitiva appunto rispetto anche a forme più organizzate, no? Come quella dei centri, come quella dei club, eccetera. Tra l'altro poi la regolamentazione in un certo senso, se l'abbiamo chiamata così, non penso appunto anche io che una proposta di questo tipo debba essere per forza regolamentarista, perché anche la proposta neozelandese è molto dettagliata sotto punti di vista, sicuramente una forma di decriminalizzazione deve essere sì estremamente regolamentarista per quanto riguarda poi tutte quelle persone che sono attorno al mondo del sex work e rispetto al mondo del sex work hanno delle responsabilità, le forze dell'ordine, le persone che sono vicine al business del lavoro sessuale, quindi hanno delle responsabilità rispetto alla sicurezza e alle certezze che devono avere i lavoratori del sesso rispetto a questo, rispetto appunto alla regolamentazione di fondo che vogliamo andare a creare. Quindi io penso che il dibattito di oggi sia stato estremamente utile, perché mettere in contrapposizione anche delle sfumature diverse che ci sono all'interno del mondo del lavoro sessuale ci permette di comprendere meglio il dibattito anche verso cui ci stiamo avventurando quando sfideremo l'opinione pubblica rispetto alle iniziative che vorremmo mettere in campo. E rispetto soprattutto poi alla nostra parte avversaria, ecco, il lavoro è veramente, veramente tantissimo da fare. Per cui anche rispetto agli interventi che sono emersi nel dibattito generale, all'invito a cercare il più possibile un'unitarietà, un movimento che possa portare avanti queste istanze, ecco, credo veramente che certi diritti, l'associazione debba mettersi a disposizione per creare quel terreno comune in cui sono protagoniste prima di tutto le realtà che operano direttamente nel sex work, le organizzazioni di lavoratrici e di lavoratori, le persone che si occupano di vita di strada, per andare a favorire insomma un dibattito che vada prima di tutto
dalla parte dei lavoratori sessuali. Poi certi diritti cerca di portare nel dibattito degli spunti liberali, libertari, per poter regolamentare il fenomeno, per poter incorniciare, o meglio, il fenomeno, visto che ormai la parola regolamentare l'abbiamo descritta in una maniera abbastanza evidente, insomma, molto connotata in questo dibattito. Però mi preparerei a valutare anche come associazione la possibilità di dover intraprendere degli strumenti forti per entrare nel dibattito che c'è sull'argomento, specialmente alle emergenze che abbiamo fronteggiato e che abbiamo analizzato, specialmente nella fase di pandemia. La questione che veniva proposta, e leggevo anche Pia che rispondeva a Gianfranco Scavuzzo, la questione dei codici Ateco, delle possibilità, appunto, delle opportunità che offre il digitale per poter portare avanti altre strategie di questo tipo, è un tesoro che ovviamente mettiamo poi nelle mani delle persone che seguono gli aspetti giuridici per quanto riguarda questa iniziativa. Io concluderei l'appuntamento di oggi. Vi ricordo che sarà disponibile sui social di Certi Diritti e su Radio Radicale. Penso che quello di oggi è un documento importante, insomma, nel nostro dibattito, e che ci porterà il 24 aprile a un congresso molto molto interessante anche su questo tema. L'appuntamento è a sabato prossimo, sempre alle 16, sempre su questi canali. Se vi siete registrati, avete anche ricevuto e riceverete anche i link per partecipare alle prossime sessioni. Sabato prossimo parleremo della battaglia per le mutilazioni genitali femminili e per i diritti delle persone intersex, quindi ci sarà un confronto molto interessante tra due storiche battaglie per i diritti civili e libertà sessuali. Ci sarà con noi anche Emma Bonino, e poi il 24 aprile dalle 9:30 il congresso, la plenaria, l'assemblea degli iscritti di Certi Diritti. Vi ringrazio tantissimo, tra gli intervenuti e anche le tante persone che sono state in collegamento con noi. Buona serata e buon fine settimana. A presto.